Oh, ragazzi, siamo in ritardo marcio, ma ci siamo riusciti. Siamo in live stasera, come promesso. Siamo con Davide Rebellin, l'eterno campione, il campione di ieri, di oggi e del domani. Sì, ciao, buonasera a tutti. Ciao. Ciao Davide. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Come stai, innanzitutto? Ma sto bene, dai, adesso mi sto allenando bene e devo più che altro rinforzare un po' la zona della caviglia del polpaccio dove ho avuto la frattura tibia Sì. perone, però comincio anche a forzare un po' e va sempre meglio, ecco, giorno miglioro di giorno in giorno e va bene. Ottimo, ottimo. Ma questo certifichi che è l'ultimo anno da professionista? Penso di sì, sai, io decido sempre all'ultimo momento, però penso che ormai sì, dovrebbe essere. Ti dico già l'anno scorso, a dire la verità, a fine stagione avevo pensato magari anche di smettere, poi è venuta questa caduta con la frattura e ho detto no, non posso smettere così, non posso terminare così la mia carriera con una frattura, quindi ho detto vabbè, facciamo un altro anno, ormai tanto uno in più, uno in meno. E ho detto, vabbè, vedo di fare ancora quest'anno, adesso vedrò quando iniziare, quando mi sentirò pronto e poi vediamo un po' anche i problemi di gara. In pratica te stai correndo, no? Potresti, allora, se te non hai figli, giusto Davide? No. No, ok. Te però tecnicamente potresti correre con tuo ipotetico figlio, in teoria. Certo, sì, ho già corso, per esempio, l'anno scorso, per esempio, ero in gara con i figli di Vinokurov, ero in gara, non so, con il figlio di Minali, che, ragazzi che correvo. Koniev, ad esempio, magari. Cef, Zabel, ce ne sono tanti, tanti che mi si affiancano E che e. sensazione è, sinceramente? Cioè, se puoi esprimere, che sicuramente sarà anche una cosa positiva, però che Sì. tipo di sensazione hai? Ma innanzitutto c'è comunque ammirazione perché vabbè, qualcuno dirà dove fa quel vecchietto lì, può anche stare a casa, però la maggior parte dei giovani, dei ragazzi, vedo che c'è tanta ammirazione, anzi anche in gara mi si affiancano dicendomi che per esempio si sono appassionati al ciclismo vedendomi da piccolo, vedendomi c'è le classiche, vedendomi alla TV. E adesso è bello per loro essere a fianco me a correre, essere mio avversario in gara, ecco. E questo è una bella soddisfazione anche per me, comunque sono belle parole e fa sicuramente piacere, ecco, mio, ovviamente. Che bello vedere Rebellin, tanti ricordi da bambino. Effettivamente, Davide, si può dire che te hai corso in tre generazioni diverse, perché comunque sei figlio degli anni 90, dove hai fatto, diciamo, i primi passi da ciclista a professionista, poi i primi 2000 e ora verso, insomma, 2010-2020, hai vissuto proprio 3 decadi. Sì, ho vissuto l'era di, che ne so, di Chioccioli, di Bugno, lo sono passato, Bugno, Eri Chiappucci. giovane, giovane in quegli anni lì. Sì, era proprio l'inizio. Poi, tra l'altro, sono passato in una squadra veramente dove c'erano tutti i campioni, si può dire forse la più forte, dove c'era il secondo anno da professionista, era del professionismo, ero assieme a Cittadini, a Bugno, a Museu, a Cassani, tanti campioni che sappiamo quello che hanno fatto. Poi ho attraversato l'era, tutte le varie ere, da quella di, che ne so, di quella mia, diciamo, quella con Duelli, con Bettini, Bartoli, Casagrande. E poi quella di Quando costui. dominavamo nelle corse di un giorno, Sì. senza se e senza ma. Sì, lì eravamo proprio dominatori, soprattutto nelle gare di un giorno. E anche il ciclismo italiano era un ciclismo di riferimento.
c'erano squadre di riferimento e dove si, tutti prendevano esempio, ecco, da, in ogni caso, di organizzazione, dall'alimentazione, dagli allenamenti, insomma, tutti guardavano gli italiani, l'italiano, veramente era un periodo dove era, il ciclismo italiano era un riferimento per tutti. Fa specie, Davide, guarda, ti condivido lo schermo di Pro Cycling Stats, non so se riesci a vederlo. È bellissimo quando si va nella tua statistica andare su MOR, cioè 2012 poi MOR, e c'è una sfilzata di anni, allucinante, cioè una roba, è bellissimo da un certo punto di vista. No? Qui arriva fino al 1988, arriva la statistica, che c'è 13° World Championship, penso Juniores, se non sbaglio, nell'88. Giusto? Sì. Mondiale di Mosca quello, sì, su Sì. strada, e poi avevamo vinto la cronometro squadra da 70 km. Sì. Vinse tale Gianluca Tarocco, che mi perdoni, ma non so chi cazzarola sia, onestamente. Non lo so, chi è Tarocco? È un veronese, era una promessa perché vinceva tutto nelle categorie giovanili e dopo, vabbè, per vari motivi si è un po' perso, però era veramente un talento conosciuto da tutti, vinceva tutto. Penso sarà ora, cerchiamo di invitarlo come ospite, Tarocco, No, che è il ma aspetta, primo. Fede, sentiamo da Davide da chi era formato il quartetto. A questo punto, il quartetto della cronometro. Quartetto da Il cronometro, quartetto chi era del formato? cronometro c'era Rossano Brasi, Cristian Ok, Salvato e Andrea presidente. E? Peron? Peron. No, Peron, Andrea sì. Peron, che adesso lavora alla Castelli. Esatto, sì. Esatto, sì. Castelli o Sportful? Beh, sì. No, Sportful, chiedo scusa, Sportful. Vabbè, comunque sempre Rossano abbigliamento d'elite. Brasi lavora per Santini. L'ho visto proprio l'altro giorno in bicicletta perché vive qui a Nizza Mentre e ci siamo Salvato incontrati. è quello dell'associazione corridori. È presidente, E sì. Cristian? Esatto. Ok. Sì, Cristian. Beh, Fede, lui Vai, Lore. ci ha fatto godere tante volte, no? Nel corso degli anni con tante vittorie belle, però io penso che la settimana del 2004 in cui ha vinto in 7-8 giorni Amstel, Freccia e Liegi, Bastogne Liegi sia entrata negli annali del ciclismo. Volevo chiederti, Davide, che ricordo hai di quella settimana che è stata veramente incredibile per te e per il ciclismo italiano. Sì, ho ricordi bellissimi, per me è la settimana che rappresenta un po' la mia carriera, ecco, dove ho i ricordi più belli della mia carriera, perché sono gare comunque che cercavo da anni, perché comunque per vincere anche una Liegi ho fatto un terzo posto, un secondo posto, fino poi sono arrivato alla vittoria. Ma diciamo la prima, l'Amstel, è stata un po' quella gara che mi ha sbloccato in quella settimana, e venivo per esempio normalmente come preparazione si facevano i Paesi Baschi 10 giorni prima, però non andavo molto bene, non avevo grandi sen ottime sensazioni, quindi ero un po' titubante lì all'Amstel, solo che proprio quel giorno ad Amstel mi sentivo veramente bene e con la vittoria ho preso molta più sicurezza, no? Molta più tranquillità. Infatti ho corso la Freccia Vallone pensando più che altro alla Liegi, quindi correndo la Freccia Vallone aspettando solo il finale, solo sul muro di Wi. Ho detto se mi portano lì al muro di Wi, allora lì do tutto per vincere la corsa. Difatti è andato così, ho corso senza un po', senza fregare, cioè fregandone un po' dell'andamento della corsa, lasciando andare le fughe, trovandomi però davanti col gruppo nel finale del Mordu, del Freccia Vallone, a piedi del Mordu, e io ho dato tutto per vincere la Freccia, pensando anche poi alla Liegi Bastogne Liegi, che è la gara che più ho nel cuore, che più è quella che più ho inseguito, e poi avendola ottenuta anche in questa settimana, dopo le altre due vittorie ottenute prima, veramente
momento di un sogno, eh. Effettivamente tanta roba, eh? Tanta roba. Poi vincerle una ravvicinata all'altra, insomma, non è da tutti, ecco. Anche perché l'hanno fatto in due. Solo in due. Esatto. L'ho fatto in due. Berlino e Gilberto. E Gilberto, sì. Quindi non è che non è da tutti. Stiamo parlando dei monumenti. Mandiamo un po' di foto in prima impressione. Mentre mandiamo le foto, posso fare due domande a Davide, visto che la connessione mi va un po', va e viene? Sì. Sì? No, non sentivo l'ok dal moderatore, quindi... Sì. Vai, moderatore! Ero molto timido. No, la prima è una battuta che abbiamo fatto anche con Cunego. Ai tuoi, diciamo, inizio millennio, è vero che quando si era in una fuga c'era Bogaerd, soprattutto in un gruppettino 2, e si esultava già perché Bogaerd arrivasse in secondo. Sì, dai, vai, la posso cambiare la domanda. Davide, quant'era sfigato Bogaerd da 1 a 10? Sai, gli olandesi mi chiamavano, col loro termine olandese che non mi ricordo, mi chiamavano l'ombra, perché io ero sempre l'ombra di Bogaerd, no? E però lui probabilmente non era, faceva la selezione, era forse anche più forte di me in salita, però poi non avevo quello spunto veloce, e arrivando assieme io poi lo battevo, ecco. Però era i successi che ha avuto anche sia l'Amster che la Liegi, la freccia valore non c'era, ma sia l'Amster che la Liegi è anche merito suo, perché lui faceva la selezione, poi uno che a testa bassa tirava, e quindi si riusciva a fare, collaborando, si riusciva a fare distacco e vantaggio rispetto agli avversari dietro, quindi è anche merito suo, insomma. Però è stato un avversario temibile, ma veramente non era molto veloce questo che riusciva a batterlo, insomma. Isabella Di Enni, che ha fatto anche la donazione. Aspetta, ha fatto la donazione Isabella, giusto? Ah, va bene. Ciao Davide, sei un esempio per tutti noi, facciamo sempre vedere i tuoi video ai bambini. Bello, dai, comunque. Bello. Sì, fa molto piacere, tanti messaggi anche sui social che mi arrivano dicendo che sono da esempio per i loro figli, per chi intraprende questo sport. E sicuramente fa molto piacere, ecco. Io lo faccio ancora adesso come per passione, ma anche per divertimento, e perché mi fa star bene, ecco, questi elementi. E poi fisicamente ancora mi sento bene, a parte, vabbè, questa piccola incidente di percorso, frattura, però fisicamente ho la fortuna di stare ancora bene, quindi voglio divertirmi e andare fino in fondo, ecco, in modo che quando smetto di correre, dico ho smesso perché proprio sono arrivato in fondo e da lì ho preso le mie soddisfazioni. Ecco. Ma da grande Davide cosa farai? Ma sto già vedendo cosa fare da grande, cioè vorrei comunque rimanere in un team che sia magari la work service per cui corro, e per aiutare questo team, per aiutare i giovani, per stare con i giovani, consigliarli e far crescere anche questo team. Poi sto già lavorando per la Dynatec, per l'azienda di bici italiana, e poi comunque organizzo ogni tanto qualche stage con ciclisti turisti, ecco, per in modo da accompagnarli, pedalare con loro e trasmettere un po' la mia passione, e dare qualche consiglio e soddisfare un po' le loro richieste, ecco. E fa piacere perché comunque è bello trasmettere la mia passione, e anche questo mi permette di pedalare e divertirmi ancora assieme a tanti tifosi. Davide ti chiede, domanda per Davide, allora Davide, a Davide, cosa pensa del fatto che oggi, che al giorno d'oggi molti ciclisti raggiungono l'apice subito e a 30 anni sono finiti? Io però Davide ti dico che Pogacar ha vinto e ha raggiunto alti livelli subito, però non si sa quando finisce, a 30, a 35, a 25, non si sa, però vabbè.
penso sia un po' riferito ai fenomeni di oggi, che a 20 anni sono già subito forti e si presume che a 30 si presume calino di condizione, di forma, di prestanza fisica. Sì, probabilmente, però un po' è il ciclismo moderno, no? Il ciclismo di adesso è un po' che è cambiato rispetto a 20 anni fa. Probabilmente ora si richiede molto e subito dai giovani, e è cambiato anche il modo di correre, però a mio avviso non so se questi ragazzi giovani possono avere una carriera lunga, ecco, non tanto fisicamente, perché comunque c'è un logorio fisico, ma secondo me il logorio è più mentale, no? Perché già ragazzi di 20-21 anni hanno già uno stress mica da poco per essere a questi livelli, quindi pressione della squadra, pressione negli allenamenti, nell'alimentazione, insomma tanti fattori che non è facile tenere un peso. Davide ha scritto, si riferiva a Quintana e Sagan in particolare, però in generale, però io posso permettermi di prendere la parola. Ragazzi, Sagan ha fatto un apice, prende una paccata di soldi e sinceramente magari gli mancano un po' di motivazioni. Quintana, io ti rispondo, Davide Marazzi, è colombiano, punto. Ti dico solo questo. Quindi colombiani sono così, insomma, dai. Non so, Davide, se vuoi aggiungere qualcosa su questi due. Poi c'è una domanda simpatica di Alessandro Ottolina che ti faccio vedere dopo. No, beh, sia Sagan che magari non saranno più brillanti come prima, però i loro numeri da classe ce l'hanno e vedrai che i numeri li fanno ancora. Sia, beh, Quintana ha vinto anche pochi giorni fa, e Sagan penso che comunque farà vedere ancora la sua. Magari adesso che ha cambiato squadra, nuovi stimoli, può essergli utile per ancora qualcosa. Questo è il mese di Quintana, il mese di febbraio ormai si è capito, esatto, che sono 3 anni che è il mese di Quintana, poi dopo scompare, però febbraio è più forte di tutti. Ti chiede Alessandro una domanda simpatica, a parte che ha scritto Kauberg in maniera orrenda, però Kauberg, Redut o Mourdevi, se te ne devi scegliere uno, quale preferisci come salita, come strada? Io direi Mourdevi, perché è l'arrivo adatto a me, proprio disegnato per le mie caratteristiche. L'ho vinta 3 volte la Freccia Vallone, proprio perché è l'arrivo che dove riuscivo ad esprimermi meglio, ecco. E corto abbastanza, non è che sia pendenze proibitive, però comunque pendenze importanti. Mourdevi, cavolo, ed è quello della Freccia Vallone. Come non è pendenze proibitive, muore, cavolo, arriva al 15-18. Sì, no, c'è solo magari dove sei presente, dove ci sono i tornanti, sì, e pezzi più duri sarà 18%, circa 18%, sì. Però vabbè, saranno 150 metri, poi gli ultimi 300 metri ovviamente scende un po' di percentuale, però è lì che si fa la differenza, non tanto sul pezzo più duro, e non mai 150 metri da arrivo. Ho capito. Mulla, vuoi chiedere qualcosa a Davide? Io però sì. Prima... Ho chiesto Mulla. Allora, aspetta. Mulla, leggi qualche domanda che hanno fatto gli abbonati, sì, che ho visto che hanno fatto. Abbiamo un ingresso di qualche minuto. Mi sentite? Sì. Abbiamo un ingresso di qualche minuto, vi facciamo una sorpresa, non lo sa nemmeno Davide, niente. Abbiamo l'unico italiano che sta correndo il giro di Ruanda, del Ruanda. Eccolo qua. Ciao, Alberto Poli. Ciao ragazzi. Ciao. Abbiamo due Veneti a confronto, ecco, io sono in mezzo a due Veneti, bene. Come stai, Umberto? Bene, dai, abbastanza stanco dalle tappe perché sono veramente dure qua. Beh, ma dici una cosa, allora, io sono particolarmente curioso, e anche il Mullah che è di qua, a cuore il Ruanda, perché noi vogliamo capire
com'è il Ruanda, come sono le strade, visto che si farà un mondiale. Interessantissimo. E nessuno ci vuole parlare del Giro del Ruanda. Allora, sì, com'è la situazione, Marcello? Com'è la situazione, ma com'è il tutto? Cioè, siamo curiosissimi. Noi, poi vabbè, approfittiamo che ci sei tu per farcelo spiegare. Perché non so se Davide allora... ha fatto il Giro del Ruanda, non lo so. Davide, te l'hai fatto il Giro del Ruanda? Non l'ho mai fatto, veramente. Prima di smettere, il prossimo anno, ritirati al Giro del Ruanda, dai, aspetta il prossimo anno. Sì, no, allora, come dico, allora qua in Ruanda siamo il minimo siamo a 1500 metri, quindi ogni tappa siamo sopra ai 2000 metri, quindi l'altitudine si fa sentire tantissimo, perché proprio ci sono tantissimi corridori come anche io che soffrono un po' l'altura, soprattutto se non si è fatta una preparazione in altura prima. E manca l'aria proprio, però si sta bene, c'è caldo, e le strade sono ottime, secondo me sono migliori anche che in Italia, perché sono asfaltate, sono pulite, non c'è sporco, non c'è niente, insomma, ecco. Dopo... c'è tanta energia positiva, perché tutta la corsa ci sono tante persone che guardano la corsa, proprio c'è una folla di ragazzini che corrono con le ciabatte perché non hanno niente e corrono quasi 15 km all'ora in salita con te, quindi è una cosa pazzesca, ti danno un'energia e guardi tutte queste persone qua come vivono e che non hanno niente, però hanno questo sorriso stampato sulla faccia tutti i giorni, ed è quella grinta in più che ti dice di non mollare mai. Quindi quando pensi di mollare delle volte, guardi questi ragazzi dove vivono, come vivono, dove ogni giorno devono fare 10 km di salita per andare a scuola, per il cibo, per tutto, e dici, cavoli, io sono davvero fortunato ad avere tutto quello che ho, e quindi devo soffrire ancora di più in bicicletta perché sono un ragazzo fortunato, e quindi questa è l'energia che ti danno le persone qui. È veramente una cosa stupenda. Dopo il Ruanda comunque non c'è un metro di pianura, è tutto su e giù, quindi la fatica è proprio tanta, però allora ci mandiamo a Rebellin, prossimo anno ci mandiamo a Rebellin, sì. Dai, così almeno visto che mi piace le salite, parlava prima del muro di Wii, ci sono tanti piccoli muri di Wii, c'è il muro lì nella capitale, lì dove è quello, sì, in Pavia, sì. No, lo facciamo domani. Speriamo di passare. Umberto, ce lo regali una top 10. Umberto, ce la regali una top 10. Dai, se fai una top 10 ti tagli i capelli. Guarda, allora, i capelli non si toccano per adesso. Però top 10 è durissima. Io sono arrivato da Oman, e in Oman stavo bene, però qua purtroppo pensavo di star meglio. Era fortissimo, Jan Hirt era fortissimo. Però qua ti dico che sto soffrendo tantissimo tutte le tappe, perché l'altitudine purtroppo la sto sentendo tanto. E sia allora, io per chi non conosce Umberto, scusami se ti interrompo, perché ora Davide Rebellin, che è con noi, lo conoscono tutti ovviamente, Umberto magari qualcuno di voi non lo conosce, e quindi facciamo vedere chi è Umberto, come si chiama, eccolo qua. Corre nel Umberto... team Novo Nordisk, ricordiamo, Umberto veronese, sei veronese? Sì, il Verona. Sei veronese. Ma vi conoscete Davide e Umberto? No. Non siamo mai... Però non ci siamo mai presentati, sì. Abbiamo fatto qualche corsa insieme, ma non ci siamo mai presentati. Umberto, Davide è un ragazzo da poco entrato nel ciclismo professionista. Lo so. Si vede dai capelli, probabilmente. È stato un grande, Davide, è stato un grande. Te hai 25 anni, Umberto, quindi comunque no, quant'è che corri professionista? Sono 5 anni. 5 anni precisi.
Sì. Bello comunque, ma il progetto della poi ti si lascia andare perché c'è giusto pochi minuti, Marcello ci ha anche perché che ti alzi alle 5 del mattino perché ti fanno correre presto perché sennò si schiatta di caldo. Sì. E poi domani c'è non so se c'è il caldo. Ma non so se c'è il caldo, penso che sì. Sì, beh, c'è Kagame domani, sempre. No? C'è il presidente domani? Non so niente. Perché oggi poi io mi sveglio la mattina. Vuoi descrivere giusto Umberto, gli ultimi giusto qualche minuto, poi torniamo su sì. Davide. Vuoi descrivere il progetto della tua squadra brevemente, la Novo Nordisk? Che progetto è e che tipologia di squadra è? Sì, per chi allora, non la conoscesse. La nostra squadra è una squadra molto particolare, che praticamente siamo tutti ragazzi con il diabete di tipo 1 e l'obiettivo della nostra squadra è appunto quello di inseguire i sogni anche con ragazzi che hanno una malattia come il diabete, che però non può far fermare i sogni una malattia, ecco, bisogna sempre continuare a insistere, inseguire il proprio sogno con tanta determinazione. E quindi praticamente noi quello che stiamo facendo è quello di ispirare e di educare le persone affette di diabete col dire che sì, una vita normale si può fare anche con il diabete di tipo 1, si può fare tranquillamente uno sport, si può lavorare, si può fare tranquillamente una vita normale, ecco, quindi questo è l'obiettivo del team Novo Nordisk. Infatti il quadro del Mullah, che è un nostro abbonato, forza Umberto, forza a tutti voi, avanti così. Noi ti facciamo in bocca al lupo perché sono tour del Ruanda. Mandaci il video della salita. Mandaci il video della salita e ti abbracci Kagame, il presidente del Ruanda. Penso che in quel momento lì starò un po' a blocco. Vabbè, ecco, ti fermi. Allora, comunque, Umberto, ti aspettiamo in Toscana, assolutamente, perché sei un personaggio numero uno. Perché comunque Buon l'unico sera. Italiano, Artur de Ruanda, è giusto che ti aspetti. Quando sei in Toscana, chiamaci, che noi siamo di base in Toscana. Va bene. Capito? Guarda, penso che faremo un ritiro verso giugno in Toscana, penso, con la squadra. Quindi allora ti veniamo a trovare. Veniamo Occhio a trovare, va bene. Rubiamo tutto, completi, bici, rubiamo tutto noi. Noi siamo degli strocconi terribili, occhio, Vai tranquillo. Ti puoi comprare al Fantacycling, comunque. Non so se farai gare Pro Series quest'anno, però ti puoi comprare al Fantacycling, quindi va bene. Se vuoi, okay. Costi uno, quindi sei a sconto. Ok, perfetto, grazie mille. Bocca al lupo. Ciao Umberto. Al lupo, grazie mille. Grazie, ciao ragazzi. Ciao. Grande. Fantastico. Ci vuole scusaci Davide se ti abbiamo rubato 10 minuti, ma era simpatico fa sta cosa. Sì. No, perché è nata un po' nelle nostre live la leggenda del Giro di Ruanda, no? Col fatto cioè abbiamo il profilo fake di Paul Kagame che ogni tanto scrive con la storia del mondiale. Dall'anno scorso è nata un po' questa leggenda del Ruanda, allora abbiamo e come sarà sto Ruanda se ce la faranno a fare sto mondiale, no? Ma è comunque bello correre in queste gare. Anch'io in questi ultimi anni ho corso gare che mai mi sognavo da prima, diciamo, perché comunque e ho scoperto un po' nuovi mondi dall'Algeria alla Tunisia all'Indonesia all'Iran. Sono posti particolari ma comunque belli. Era bellissimo il giro dell'Iran, era bellissimo. Sì, ma anche in Indonesia ho fatto due gare in Indonesia. Ho fatto la salita più dura che abbia mai fatto in vita mia, salendo su un vulcano con pendenze al 30%, proprio quasi da attendere. Però la gente, come diceva, adesso non mi ricordo che vulcano era, è comunque una gara. Ci vuole la grande partenza del giro in Indonesia, sì. Con quella salita lì, assolutamente. Crono proprio sulla salita del vulcano. Che fa partire. Non ti si sente. Ricordo che c'erano le scimmie che attraversavano
che attraversavano la strada. Ma le scimmie vere, non quelle che devi. Io proporrei Malese, ci sono le scimmie. Sì. Anche in Malese ci sono le scimmie. Sì. Marcello, ti sente male? Ti sente robotico? Cioè, si sente meglio in Ruanda che in Emilia-Romagna. Questo è incoraggiante per il mondiale. Sì. Okay. Infatti, ma forse siamo noi che siamo il terzo mondo. E sono vicino anche a casa del Berta, quindi sono nel Modenese. Lui di dov'è? Di Cento, non mi ricordo, mi sembra di sì. Roba del genere. Ma è bello comunque il progetto della Novo Nordisk, il discorso di far correre i diabetici, comunque è una figata allucinante. E che Davide ti intende anche sicuramente di preparazione, perché sei, per essere longevo in questa maniera, sicuramente da poi dai video che ho visto anche con Lello, che ogni tanto facevi anche in diretta così, sei anche uno molto metodico nell'alimentazione, anche perché, correggimi se sbaglio, se uno non è metodico può durare fino alla forza, quindi con il fatto, appunto, anche prendendo l'esempio di Umberto, no? Il discorso del diabetico che corre, cioè è una bella iniziativa, appunto, dal punto di vista atletico e fisico. Che dici a riguardo? Sì, è una bella iniziativa e anche un bel messaggio, come diceva Umberto, che danno, insomma, perché comunque dà speranza a tanti che magari si sentono, per un problema fisico, si sentono tagliati fuori da uno sport, di dare il meglio di sé, ecco. E quindi è sicuramente un bel messaggio. Poi, parlando di alimentazione, sì, ovviamente, soprattutto la mia età, devo comunque fare attenzione a quello che metto nel motore, perché comunque quello che mangio è la benzina che utilizzo, insomma, e quindi faccio molta attenzione, però per me è diventata una normalità, non è un peso, voglio dire, alimentarmi in un certo modo, è diventata un po' una normalità che probabilmente continuerò anche quando smetterò di correre, perché comunque è un modo per star bene, per sentirmi bene e essere ancora un po' in forma, insomma, ma più che altro per star bene, oltre Davide, per rendere... Sì? Davide, ma tu hai un'alimentazione simile a quella di Djokovic, per dire? Ma diciamo che è un'alimentazione vegetale e tendente vegetariana, insomma, non è vegetariana al 100%, perché comunque a volte, soprattutto quando sono in giro per gli hotel, nelle gare, non è che trovo tutti gli alimenti vegetali di cui ho bisogno. Quindi a volte magari ingerisco, aggiungo anche le uova, o a volte anche il pesce, ecco. Però a casa sì, a casa un'alimentazione, non è vegana, però un'alimentazione vegetariana. Carne non la mangi? Carne bovina, carne maiale, carne in generale non mangi niente? Questa è una, non la mangio, la mangiavo una volta, adesso no. Nemmeno carne più bianca? Pollo? Niente? Sì, a volte sì, a volte capita anche quello, però sì, a volte sì, carne bianca. Però questo quando, soprattutto quando sono via per negli hotel, come ti dicevo, a casa invece no, a casa cerco di posso recuperare tutti gli alimenti vegetali di cui ho bisogno e abbiamo un'alimentazione. Allora ti sfido, Davide, finita la carriera da ciclista professionista, quindi il prossimo anno, ecco, indicativamente, noi ti invitiamo a Firenze e ci andiamo a mangiare, offerto dal team Fantacycling, una fiorentina alta così. Cioè, ti mangi il piatto di insalata e basta o ci fai compagnia con la fiorentina? Ma sono uno che fa compagnia, normalmente. Ok, però, vabbè, allora sei invitato. Quando smetti facciamo... Quando sì, smetti, però, vieni, festeggiamo. Non so, cioè, quest'estate ci hai invitato a mangiare, a me il moulay ci hai offerto due insalate, io non so. Ti chiami Rebellin di cognome? No, però, insomma, però anche siamo in due vinto, insalate. Hai vinto Freccia, Amstel e Liegi nel solito anno, Marcello? Ma io neanche tutta la vita. Cioè, appunto, allora, accontentati dell'insalata. Vabbè. Davide, chi è il Rebellin di oggi? Chi è il corridore che ti assomiglia di più, se c'è Davide, se ce Rebellin? Uno. Sì. Saprei, come caratteristiche, c'è
c'è Alain Philippe, ma forse anche più completo di me, perché comunque ha vinto mondiale, poi vince, è anche forse più veloce, però sai, i francesi in Francia dicono siamo dei pincher, cioè degli attaccanti, e ecco, se facendo per fare un nome viene in mente lui, però ce ne sono anche altri, è una qualità insomma da ogni un giorno. Te comunque, Davide, avevi anche le qualità e a volte ci sei riuscito, se non sbaglio, ora poi vado a riprendere tutto il tuo albo d'oro, a fare una top 10 in un grande giro, perché ci sei riuscito in età, diciamo, quando eri giovane, ecco, senza sì, volerti male adesso, ovviamente. Però sì, sulla soglia di 20 anni ci sei riuscito. Alla Philippe... Alla Polti. Esatto, sì, quando io sono passato professionista, io... pensavo di essere un corridore da gara a tappe, no? Perché comunque andavo bene in salita, anche a cronometro andavo bene, e quindi difatti nel 96 avevo vinto la tappa a Giro d'Italia, indossato il 6 giorni di via, e avevo terminato sesto a Giro d'Italia. Giro di Tokyo, stesso... no? Nel 96. Esatto. E nello stesso anno ero arrivato settimo alla Vuelta. E l'anno dopo, nel 97, nasceva la France des Jeux, era il primo anno della France des Jeux, e Madio mi aveva preso in squadra assieme ad altri italiani per fare classifica al Tour de France, perché allora avevo 20-25 anni e insomma ero pronto per fare classifica nei grandi giri, solo che al Tour de France del 97 per un problema fisico non ero andato come speravo, anzi arrivavo con i velocisti, ho finito quel tour, però veramente finito. Risolto il mio problema fisico, il weekend successivo ho vinto la classica di San Sebastian, che era la prima classica che ho vinto, e la settimana dopo ho vinto il Gran Premio di Zurigo, che allora era Coppa del Mondo. Sì. E quindi da lì ho detto, ma forse meglio che mi concentri davanti ancora 2-3 anni pensando di fare classifica al Giro d'Italia, però più del 15° posto, 20° non andavo, quindi da lì poi ho deciso che o meglio che mi concentri la mia preparazione, il mio programma in funzione delle classiche piuttosto che dei grandi giri. Quindi correggimi se sbaglio, ti faccio due appunti. Ora io ho detto alla Filippo, una top 10 al tour l'ha fatta, anche se era un po' quel tour strano con la tappa cancellata, la penultima, cioè stoppata più che cancellata, il tour di Bernal, però poi alla Filippo come te ha avuto un anno di top 10 e poi comunque non è stato più in grado di replicare quella capacità lì, quindi effettivamente forse Davide è anche una sorta di anno fortunato, quello che per le tue caratteristiche, quelle di alla Filippo ad esempio, beccate l'anno giusto, riuscite a fare le top 10 nei grandi giri, però poi le vostre caratteristiche sono altre, questo sta dicendo fondamentalmente. Sì, credo di sì, anche perché comunque soprattutto adesso il ciclismo è diventato molto più specializzato, no? E per emergere veramente un grande giro devi avere le qualità, ma devi avere una top condizione, perché ti devi confrontare con ragazzi che si preparano per quello e hanno veramente le doti per le 3 settimane, quindi a livello che c'è adesso non è facile insomma riuscire ad esprimersi bene sia nei grandi giri che nelle gare di giorno. Quando ti abbiamo chiesto prima chi ti assomiglia oggi in gruppo, chiaramente c'è stato un plebiscito per Valverde, ovviamente, perché effettivamente sì, Valverde anche per età, no? Che è uno dei più anziani oggi in gruppo, nel World Tour sicuramente è il più anziano e è uno di quelli che è stato in grado di fare sia classifica nei grandi giri ma soprattutto di vincere tante classiche, più o meno le classiche che ti si addicevano a te. Sì, esatto, anche Valverde, ho tanta ammirazione per Alejandro perché comunque anche lui è protagonista dall'inizio stagione fino alla fine, tutto l'anno è là per vincere e dell'ammirare insomma per la sua longevità ma anche per la sua costanza e per quello che fa, insomma è un bel esempio anche lui,
per quello, tutto quello che ha vinto e quello che sta facendo ancora adesso. Lore, se vuoi chiedere qualcosina a Davide. Sì, sul ciclismo italiano volevo chiedere, visto che questo ciclismo italiano a volte è molto, molto criticato, soprattutto perché effettivamente no, a noi manca l'uomo delle, per le grandi corse a tappe, no? In questo momento dopo Nibali c'è questa assenza, invece nelle corse di un giorno, grazie soprattutto alle grandi prestazioni di Sonny Colbrelli dell'anno scorso, qualcosa di buono abbiamo fatto vedere. Come sta il ciclismo italiano secondo te e cosa prevedi per il futuro anche con il nuovo CT che è arrivato alla fine dello scorso anno, Pennati? No, guarda Lorenzo, il ciclismo italiano, come hai detto te, abbiamo dei grossi talenti e si è visto nelle gare di un giorno, ma anche nella pista, comunque la pista che prima era un po' snobbata, adesso sta facendo grandi risultati grazie anche a un bravissimo tecnico come ritengo sia Villa. E con Bennati vediamo, sai, lo conosco come corridore che è bravissimo, non ha mai corso in squadra assieme, però comunque è un ragazzo che trasmette tanta fiducia, è preparato e secondo me è all'altezza del ruolo che gli è stato assegnato. Ecco. Poi ovviamente sono sempre i corridori che fanno un team, che fanno la squadra, poi bisogna saperli gestire, però se hai dei grandi talenti è anche più facile per il tecnico, insomma, ottenere risultati. E più che altro il ciclismo italiano è un po' carente nelle gare a tappe, questo sì. Non vedo adesso uno sostituto di Nibali, qualcuno che possa essere protagonista da podio, nei grandi giri. Al momento in italiano non lo vedo. Questo ci manca. Questo sì. Sì. Visto che... diciamo collego un po' le cose, visto che stiamo parlando un po' di italiani da grandi giri e visto che ti sei fatto male proprio al Memorial Marco Pantani l'anno scorso, no, se non sbaglio, sì. E visto che hai corso con Marco diversi anni, perché praticamente siete all'incirca di età, se non sbaglio lui era un anno più grande di te, se non erro, è un 70, sì, lui è del 71 e siamo passati tutti e due nel 92 dopo le Olimpiadi di Barcellona. C'erano le Olimpiadi ad agosto 92, che ha vinto Casartelli, e il weekend dopo siamo passati a Camaiore, c'era la prima gara, perché allora c'era il blocco olimpico, cioè i migliori dilettanti fermavano per fare le Olimpiadi e poi dopo le Olimpiadi avevano il diritto di passare al professionismo. Mi ricordo che c'era anche Marco alla partenza di questo Gran Premio di Camaiore, del 92. Che ricordo hai, così, giusto due parole da spendere, se c'hai un aneddoto o qualcosa che magari non hai mai detto o hai detto veramente poche volte su Marco in quegli anni, ecco. Ah, Marco, lo conoscevo già dalle categorie giovanili, da dilettanti, era sempre stato comunque un vincente, soprattutto in salita, si vedeva già che aveva le qualità, insomma, del puro scalatore, ecco, che poi si difendeva anche nelle gare di un giorno, che non è che andava solo in salita, era uno che sapeva correre e aveva anche una bella visione di gara. E poi lo vedevo come un ragazzo piuttosto riservato, io lo ero, quindi non è che avevamo un gran dialogo tra noi due, non c'era quel gran dialogo, a parte i semplici saluti così e ammirazione che c'era tra entrambi, e boh, poi tante gare le ho fatte assieme, però per esempio nelle gare dove lui era protagonista io lo ero meno, quindi non c'è mai stata quella grande rivalità diretta, tra noi due, e lui andava fortissimo nei grandi giri, io più nelle classiche, quindi
si trovava sì, sempre alle stampa, la stampa negli anni 90 cercò di montare un po' il caso Bartoli contro Pantani, no? All'inizio del giro del 98, se non sbaglio, o del 99, forse 98 era, e che poi alla fine si inserì Zulla e poi prese la maglia la prima settimana. Cercava un po' la stampa di... Ora, a te non ti misero in mezzo, te forse qualcosa con Michele Bartoli, qualche diatriba per la Coppa del Mondo, credo, non mi ricordo male, se non mi ricordo male. Però vabbè, ci sta, la stampa italiana è questa. Anche altri c'è. Più avanti, ma sto zitto. Faccio riferimento più avanti, ma poi... Più avanti, ma poi ne parliamo magari dopo, perché ho due domande da farvi, ma finiamo gli anni 90. No, vabbè, era giù, quindi dopo c'è le domande piccanti del 2000. No, piccanti non sono assolutamente piccanti. Uno è una ricostruzione, perché io resto sempre curioso sul mondiale di Varese, che dal punto di vista di un italiano è la... Accidenti. Marcello, ferma sta cazzo di macchina che non si capisce nulla, Dio santo. Non posso, devo arrivare a destinazione. Ma mi senti? Ora sì, ripeti tutto. Perfetto. Vai. No, la domanda cattivella è quella legata al mondiale di Varese. Quanto eri in forma quel giorno? Perché noi avevamo già parlato con Damiano Cunha, secondo, e insomma, queste cose molto Vabbè, Davide, quanto eri in forma quel giorno, insomma, questa è la domanda. Noi abbiamo parlato con Damiano Cunego, di cosa non si sa, probabilmente, non so, della pizza della sera prima, non so. Ma no, era arrivato secondo in quel mondiale, lui c'ha ancora l'amaro in bocca. Sì, d'altronde quel mondiale, sai, Cunego era, quando eravamo nel gruppetto finale, Cunego era quello più veloce, comunque... si arrivava tu che stavi in forma, Davide, cioè, guarda che anche tu eri un momento la tua giornata migliore in nazionale come forma, o sbaglio? Sì, io avevo attaccato in salita lì nell'ultimo giro ed eravamo rimasti io e Kolobnev, e solo che il gruppetto dietro dove c'era Cunego si erano ripresi lì a più o meno ai 3-4 chilometri dall'arrivo. In quel momento ci siamo un po' fermati, no? In una fase di studio, e Ballan, che era staccato, è arrivato da dietro a doppia velocità, e poi sai, quando Ballan prende 10 metri, chi è che lo prende? E lì ha fatto l'azione mondiale, ecco. Quindi a livello di squadra comunque... Ma tu lì hai pensato di poterlo vincere in salita, quel mondiale, quando eri con Kolobnev? Sì, quando ero con Kolobnev ormai pensavo che si poteva arrivare, poi io ero... normalmente più veloce di Kolobnev, quindi... Kolobnev è il Bogard russo, ricordiamo. È vero, però anche lui sì. Quindi per me andava bene ed era messo perfettamente la gara, solo che poi vabbè, dietro non so, c'è stata un attimo di esitazione, dietro sono rientrati e poi lì ho visto, insomma, quando c'era Cunego ovviamente lui è un po' più veloce di me, dava più garanzie in volata. Poi è partito Ballan che ha anticipato tutti e anche Cunego doveva tirare i freni e noi dovevamo solo controllare, stare a ruota e eventualmente rompere i cambi, e è andata poi così, insomma, ecco. Abbiamo rischiato la tripletta, abbiamo rischiato in quel mondiale. Fatto quarto. Abbiamo veramente rischiato la tripletta. E poi l'altra domanda Marcello? Era legata a Bettini, perché si è parlato spesso, parlando del 2000, di quella prima decade, della rivalità con Paolo Bettini, anche se eravate corridori con, diciamo, l'attinenza al 60-70%. Cioè, quanto hai sofferto, tra virgolette, i gradi di capitano di Bettini in quelle nazionali? Ma diciamo che è stato un po', se vogliamo, la causa per cui avevo quell'anno, avevo cercato la nazionalità argentina, no? E me lo ricordo. Nel 2004, perché sentivo che probabilmente non c'era spazio per me nel mondiale di Verona, nel mondiale di casa, e quindi ho detto vabbè, si avvicinava il mondiale, non avevo certezza di esserci, e quindi avevo optato per questa opzione per l'Argentina, perché allora conoscevo il commissario tecnico della nazionale argentina,
che ho detto vieni qua. No, sì, c'era Kurucev, ma prima c'era, mi sembra era Mirko Rossato che faceva tecnico, e c'era Kurucev che era il presidente della federazione argentina, sì, e quindi lì sono andato proprio anche in Argentina, a Buenos Aires, per avere il passaporto, e solo che poi i tempi erano così ristretti che non si è riuscito ad averlo in tempo per il mondiale. Poi ho, diciamo, ma ho lasciato un po' perdere. Ma il passaporto no argentino? No, ho avuto come una carta d'identità, ma il passaporto alla fine non è mai arrivato. Quello che serviva proprio era il passaporto. Là in Argentina erano tutti... Davide in Argentina e Belen Rodriguez in Italia, è stato quello lo scambio, poi però Davide non è andato, però Belen noi ci siamo tenuti. ci hanno dato Ricese. No, comunque Ganso, ma se fosse andata in Porto, cioè te veramente avresti partecipato al mondiale con la maglia della Gia, cioè saresti andato fino in fondo, cioè poi è ripartito con quella mentalità? Ma là in Argentina erano già tutti convinti, avevamo già fatto una conferenza stampa, avevo la Diadora, mi aveva già fatto le maglie per correre il mondiale, le maglie dell'Argentina, era già tutto ben organizzato, solo che mancava proprio... Hai la maglia a casa di quella nazionale dove non hai mai corso? Ce l'hai a casa? Devo chiedere a mio papà che nel suo, se ce l'ha ancora nel suo museo. Potrebbe valere milioni di euro, perché la maglia che non hai mai nemmeno messo poteva essere, ma non è stata. Sì. Quindi potrebbe anche avere un valore. Vero. Qual è la squadra, a parte l'Argentina, con cui hai corso, dove ti sei trovato meglio dal punto di vista di staff, di compagni di squadra, a prescindere poi dai risultati che hai ottenuto, perché quello ovviamente magari è chiaro che differisce un po'. Beh, direi come organizzazione tutto, direi gli anni alla Gerolstein, che ai tempi era la squadra forse una delle squadre più organizzate che c'erano. Però dove mi sono trovato meglio come gruppo, come rapporto con i compagni, con i tecnici, era gli anni che ho fatto la Liquigas di Bordonali, Amadio, quindi 2000 e 2001. 2000-2001, sì. Ok, quella di Zanette. Esatto, sì, lì c'era veramente un bel gruppo e ho ottenuto anche lì tantissime vittorie, non ho vinto grandi classiche, però nel 2001 ho vinto la Tirreno Adriatico, ho vinto 11-12 gare, ma forse lì l'ambiente più familiare, dove c'era veramente un bel rapporto di amicizia tra tutti, eravamo anche quasi tutti italiani, a parte che c'era... Tutti bene. Gonciar c'era, giusto? Sì, Gonciar, però c'era un bel rapporto, ecco, tra tutti quanti, e forse l'ambiente era il più bello, ecco. Allora, facciamo entrare, giusto, qualche altro minuto, ormai stasera è una serata un po' così, no, però è una cosa un po' preparata questa, ora vi spiegherà, ciao Chiara. Ciao a tutti. Ciao. Come si pronuncia Chiara. Il nome esattamente? Infatti tutti me lo chiedono. Michiel, è un nome del Belgio. Sì. Michiel. Ciao Michiel. Ciao. Ah, lui non parla italiano. Scusate. Lo so, me l'hanno detto. Però ciao si può dire. Certo, ciao. Sì. Do you speak English, Michiel? I speak English, yes. Okay, so I can say ciao. You understand if I say ciao? Yeah, sì. Totally, yes. Perfetto. I speak Italian because for us is a bit better, you know. Sì, allora, problem. Ok. Chiara ci presenterà un progetto a scopo benefico. Ma a parte faccio dire tutto a lei, che sicuramente sarà più precisa di me. Comunque si cerca, se non sbaglio, un record mondiale sulla hand bike, giusto? Esatto. Che non è okay. Mio, sarebbe suo. Sì, ovviamente. Se puoi descrivere il progetto che fate, che ha scopo chiaramente benefico. Sì, esatto. Questo si tratta di un progetto per cui Michiel stava lavorando da tanti anni
in quanto dopo l'incidente ha avuto un incidente nel 2013 in Thailandia, dove su un bus appunto c'è stato un incidente stradale e lui in pratica da quell'anno è rimasto paraplegico. Però comunque a seguito di questo ha continuato a mantenersi attivo nella sua vita e dopo 2 anni dall'incidente gli è stata regalata una handbike e niente, ha ricominciato ad andare in bicicletta, cioè l'ha portata sempre con lui ovunque ha vissuto. Ed era da tanti anni che stava lavorando a questo progetto, ad avere appunto, cioè in pratica lui vorrebbe battere questo record mondiale in handbike che è stato fatto nel 2002 da un ragazzo inglese dell'Inghilterra. E... che è di 5.421 chilometri, giusto? Esatto, esatto. Cioè lui dovrebbe farne di più in pratica. E come regole da rispettare... Bastano 100 metri, anche 100 metri in più. Sì, però vorremmo fare... Cioè, appunto, la nostra, il nostro progetto si chiama VID Expedition. Cioè, VID in realtà è nel numero romano 6.500, ed era inteso come 6.500 chilometri. Questo sarebbe il goal che ci proponiamo. Io sarò di supporto, cioè vado anch'io in bicicletta perché a me piace tantissimo andare in bicicletta e mi è sempre piaciuto l'idea di poter fare un viaggio con la bicicletta proprio di qualche mese e sicuramente gli serve di supporto perché non so se voi sapete però comunque con un handbike non puoi mettere la quantità di peso che puoi mettere su una bicicletta normale. E poi lui comunque fa più fatica anche con una banalissima salita senza peso, solo col suo corpo è proprio difficile, quindi farlo da solo sarebbe stato praticamente impossibile ed essere accompagnato da qualcuno che lo segue in macchina, cioè non è proprio la stessa cosa, quindi questo can you show her, can you show us your arms? Can you show us your hand? No, tirali fuori. It's difficult to show. They have to be big for sure. Yeah. Not here. Not big enough, but they still need to train. Okay. No, perché sono più grandi delle gambe di Rebellin. No, deve essere faticoso, cioè spingere un handbike, cioè una roba allucinante. Sì, sì, però è una persona che si mantiene molto attiva in più modi e poi comunque cioè, muoversi tutti i giorni con la sedia a rotelle conta anche questo, cioè sviluppi tutta un'altra parte del tuo corpo. Che c'è da dire lo seguirete in macchina o te vai in bicicletta dietro? Io vado in bicicletta con lui, sì, sì. Fa tutti questi chilometri in bici insieme a lui? La scia non funziona però, quindi farai fatica anche te purtroppo. Mi sa che farò più fatica io forse. Più fatica te no, penso che la faccia più Michele di te, però effettivamente è una bella missione anche per te se li vai dietro. Ma dov'è che vanno in giro? Dov'è che andate di bello? Esatto. Questo chilometraggio. Sai, magari facciamo anche dei gruppetti, lo chiami con i social, così almeno sì, volentieri, assolutamente. Esatto. Quando magari avete una pagina o qualcosa? Allora, per adesso abbiamo le nostre pagine Instagram o Facebook normali. Dovremmo creare una pagina col nome appunto della spedizione per poi utilizzare solo quella per dare degli aggiornamenti, giustamente. Ecco, mandacelo poi, così almeno mi facciamo il tifo. Esatto. Il percorso sarebbe... Infatti chiedono Europa, Asia, dove andate esattamente? In Ruanda. Infatti. Allora, lui inizialmente l'avrebbe voluto fare nel Sud America, però sappiamo che un po' le strade non è la stessa cosa, è un po' più difficile. Così prendono il passaporto. Dislivelli, sì, esatto, che c'è da aver paura, sì, no, infatti... No, quindi alla fine, su consiglio dei suoi genitori che hanno viaggiato spesso per il mondo, ci hanno consigliato di andare nel Nord America. E quindi la partenza sarebbe da Fairbanks, che è in Alaska, fino alla California, a Los Angeles, passando per il Columbia, Canada, Washington. Fate la strada di Into the Wild. Sì. Into the Wild, sì. Wow. Sì, esatto. Speriamo che non finisca così, però. No, anche perché partite da dove finite, quindi... No.
Ma è una domanda, Chiara, ma questo record è, cioè, se, e ti faccio un esempio stupido, no? Sì, sì. Se andate negli Emirati Arabi, no? Non so se hai visto il White Tour adesso di questi giorni, in pratica ci sono tutte stradone dritte col deserto e tutta pianura, se non qualche montagna qua e là. Ma se uno si mette lì e fa giri in pianura all'infinito, cioè, te devi produrre la distanza di 52.000 chilometri andando da un luogo a un altro, o puoi semplicemente anche rimanere nello solito posto? No, ha detto che devi avere una linea continua di viaggio. Però, per esempio, il ragazzo... So you have to travel in a different country and city. You can't stay in the same place and do all the way around. Guinness Book gives you certain rules and the rules are okay, Guinness World Record ti dà determinate regole e devono essere rispettate, ok. Però per esempio you need to use a GPS tracker, no, for your bike. You need to collect so you can't, you cannot cheat. You cannot cheat. No. No, no, non puoi barare, non si può barare. Breaks, ma mica italiano, ma cioè, ma non trasmettergli i nostri modi maleducati. Che fai? Però sì, era un percorso da l'idea del Nord America, c'è anche, nel senso, sì, per battere un record mondiale, ma anche per viaggiare, ecco. Certo, per esempio, un ragazzo di 20 anni fa l'ha fatto tutto in Inghilterra. Questo è anche un po' un modo, appunto, di viaggiare, anche per lui, per dimostrare alle persone con una disabilità che possono fare tanto, cioè che non è che è finita, ci sono tante possibilità e cioè è un mondo nuovo in pratica. Si quanti anni hai, Chiara? Quanti anni ha Michele? How old are you? 36. You born in 86? 85. So you're older than me. Ok. Sì. But I support you anyway. Thank you so much. Matter. E te, Chiara, quanti anni hai invece? No, io sono piccolina, ne ho 22. Ho finito da poco di studiare, mi sono laureata da poco e quindi sono entrata nel mondo del viaggio adesso. Bello, bello. Ok. Sì. Ok. Niente, quindi se volete supportarci, anche chi ci sta guardando, noi abbiamo avviato una raccolta fondi circa 2 settimane fa. Qui sta andando abbastanza bene, dove si può donare... Cioè, banalmente con la carta. Allora, se me lo metti in chat, lo metto in sovraimpressione, oppure lo scrivi nella chat di YouTube, così lo metto in sovraimpressione, forse viene meglio. O il link, intendi il link? If you can write it down on your YouTube chat, okay, it will be better for us. Ok. Okay. Ah, nei commenti in pratica. Sì, nei commenti, commenta il video YouTube e poi lo metto in sovraimpressione. Ok, ho capito. C'è la chat ora che sta andando live, ti scrivi qualsiasi cosa nella chat. Sì, sì, no, scusate, ma non sono molto pratica con YouTube. No, nemmeno io, però siamo dovuti diventare YouTuber in età adulta. E niente. E si può donare anche piccole somme, cioè io come dico ai miei amici, una birra costa 5 euro, quindi... Boh, ecco, dillo a Baccani. Chiara, fa un messaggio a Baccani, proprio mirato, è uno dei nostri più assidui, se non il nostro super frequente YouTuber, sì, quello che ti pare, insomma. Chiara, per favore, manda un messaggio a Baccani, adesso, davanti alla telecamera, Baccani, dona, per favore. Se dici così, ti dona. Lo diciamo anche in inglese, se vuole. No, no, ma è di scandicci, no, non, dai. Ok, Baccani, dona, per favore. Ok. Madrelingua YouTube è professionista, grande. Allora, madrelingua inglese anche no, me la cavicchio. Sì. Quando l'ho messo, dimmelo che lo metto in sovraimpressione e poi ti... Allora, dai, sei riuscita a metterlo in chat, Chiara? No, aspetta, perché non riesco a fare due cose contemporaneamente, quindi stavo parlando con voi, adesso salvo il link. Esatto. Scusate. Ti chiedono quanti chilometri ha fatto in carriera Davide Rebellin, chiedono. Io? No, Davide Rebellin. Ah, ok. Ha perso il conto, Davide. Fate un po' di giri del mondo. Quanti guarda, lo metto io sulla chat. Ragazzi, ho messo sulla chat il link per donare, dovrebbe andare. Sì, scusa, eccolo.
No, non me l'ho messo io, l'ho messo io. Questo è il link che ho messo in sovraimpressione. Se lo, sì, se lo cliccate potete andare nella pagina. E ora, sembra un codice a barre effettivamente questo link, però se cliccate va, l'ho provato adesso. Sì. E se siete interessati, noi vendiamo, stiamo creando anche le magliette, sono carine, con le nostre firme. No, sono carine. Comunque, appena ci avete la pagina Instagram e tutto, mandatecelo che si condivide, esatto, con l'account nostro, esatto, insomma, esatto, un po' di cose, ok? Noi vi facciamo in bocca al lupo a Chiara e Michiel. Good luck for your travel. Thank you very much. Grazie. For the world record. Ok? Thank you. Esatto. When we beat the record, we will call you back. Yes, of course. Okay. We're gonna wait it for you, ok? Ok. Grazie. In bocca al lupo, ragazzi. Grazie mille. Vi rifacciamo vedere il link. Ragazzi, se volete supportare il progetto, chiunque anche guarderà la diretta nei prossimi giorni, questo è il link delle donazioni possibili a questo world record di Michiel in handbike, più di 52.000 chilometri. Esatto. Non so come fa. E poi mandaci anche foto, video. Mandaci anche foto, video quando avete iniziato, perché noi siamo avanti nella geografia. Ok, vogliamo vedere tante belle cose e supportarvi. Volentieri. Grazie. Ciao ragazzi, ciao Chiara, ciao Michiel. Ciao Michiel, Chiara, ciao. Allora, torniamo tra noi. No, abbiamo voluto fare un po' una serata così, cose un po' improvvisate dell'ultimo secondo, però sono belle. E è giusto dargli un po' di spazio perché, insomma, oltre a livello paesaggistico, esperienze varie, c'è uno scopo benefico, c'è una disabilità da portare a livello proprio di world record, no? Quindi è giusto anche dare visibilità a questi ragazzi che per una sfortuna, insomma, hanno una disabilità e non possono fare una gara con la bicicletta. Ricordiamo, Fede. No, cosa? Poi adesso iniziano anche le iniziano anche le Paralimpiadi adesso, sì, quindi sì, è importante dare spazio e visibilità allo sport a 360 gradi. Cazzo, ma poi l'handbike è una fatica allucinante spingerla, cioè una roba allucinante. Detto questo, la seconda domanda, Marcello, mi sono perso, l'avevi fatta? Sì, però c'era una mi è venuta in mente una cosa, mentre stavamo parlando con Chiara, ma quando eravamo in diretta con Modulo e con Visconti, stavamo facendo una considerazione proprio su Rebellin, non so se ve la ricordate, che lui va avanti a correre perché vuole raggiungere quota 100. 100 cose. Per la pensione? No, per la pensione. Ma 100 cosa? No, si riferisce alla riforma delle pensioni. È una cosa ben precisa. Io non ho capito che cazzo sta dicendo Marcello. Non capisci te, ma via Marcello, spiegami. Si è bloccato di nuovo. Si riferisce alla riforma delle pensioni, no? Alla 400. Ma io ragazzi non le seguo queste cose, sì, non mi interessa. E stavamo dicendo con Modulo e quel maledetto infame di Visconti, perché non è venuto a prendermi quel giorno, che Rebellina andava avanti perché c'era quota 100. Non si sa cos'è la quota 100, a dire il vero. Neanche lui, vedi, nessuno lo sa. Marcello, hai fatto una battuta che nessuno ha capito niente di cosa stai parlando. No, invece sì, perché... Ma smettila Piazzano, quante cazzate, ecco, questo è il commento della chat. Il solito è tuo amico. Matti French. No, a parte tutto, dai, giro di domande. Ma sto cretino qua non può mettere un nome, un cognome, una foto vera. Cioè, così sono capace. Poi lo chiamiamo in diretta, Marcello, facciamo il confronto. Va bene, chiamalo in diretta, dai. Faccio il confronto, voglio vedere se è una faccia. Facciamo un giro di domande a Davide, dai, un giro finale di domande a Davide. Lore, se hai l'ultima domanda. Sì, allora, io una domanda abbastanza personale, nel senso che io voglio tornare in bici, che ho lasciato da qualche anno, e il problema è che di fatto io ho 42 anni e quindi mi sento già un po', come dire, fuori soglia da questo punto di vista. Che consigli mi dai, Davide, per rimettermi in bicicletta? Se parli di fuori soglia, magari uno capisce male, eh?
fuori soglia. Fuori soglia, no, fuori soglia, fuori soglia d'età. Se sei in grado di fare fuori soglia vuol dire che c'hai, d'età, c'hai un bello... Ci mancherebbe altro. Consiglio, no, no. Soglia, consiglio di lasciar perdere, immagino. Sì, sì. Intanto 42 anni sei giovane, prima cosa. E poi basta, questa volta che se veramente è piacere, tutto si può fare, ecco, anzi, non se, tutto si può benissimo fare. Basta avere una bici, vedrai che la passione poi e l'entusiasmo ti arriva pedalando, iniziando gradualmente, ovviamente non è che il primo giorno che vai in bici devi fare 80-100 km, devi farti il tuo giretto, magari se hai poi il tempo e la continuità per farlo, non so, 2-3 uscite alla settimana, vedi dei miglioramenti e questo ti fa prendere piacere, senti che fisicamente stai meglio. E questo ti aiuta per andare avanti, secondo me. E, però se senti di farlo, vai, che veramente ti fa star bene e c'è sempre tempo, non c'è età, ecco, per andare in bici, voglio dire. No, questo è importante. Anche sull'alimentazione, insomma, bisogna essere, no, come hai detto prima, un po'... Sì, sì, anche sull'alimentazione. Sì, certo, ovviamente un po' più regolati, però vabbè. Che adesso non mi sembra che sei obeso o cosa, quindi no, guarda, lui ha la faccia magra, mangiata, però poi c'ha una buzza assurda, lui è proprio secco nel viso, ma poi sotto spalla. Infatti pensavo di cambiare sport, fare qualcos'altro, fare wrestling, però Big Show. Io ho due domande, poi Mulla sta a te, pensa alla domanda. Io ho due domande per te, Davide. La prima è questa: se tu avessi una macchina del tempo, torneresti indietro o andresti avanti? E se torneresti indietro, quindi qualora tu vorresti tornare indietro e non vuoi guardare il futuro ma guardare il passato, questa è la domanda poi base, cosa cambieresti? Cioè andresti in un anno in particolare e cambieresti un pezzo della tua stagione, oppure cambieresti qualcosa, oppure lasceresti tutto così e vai nel futuro, vuoi vedere cosa c'è più avanti? Mi piacerebbe andare indietro per avere qualche anno in meno e magari con l'esperienza di adesso, ecco, e di fare meno errori. Per esempio, che ne so, tanti errori li facevo prima per inesperienza, ma anche perché con la voglia di straffare, no? Per esempio, anche con gli allenamenti. Magari quando ero più giovane avevo sempre paura di fare poco, che non bastasse, quindi mi allenavo e a volte andavo anche a sovrallenamento e arrivavo alle gare che magari ero più stanco di come dovevo veramente essere. Insomma, sono cose che poi impari negli anni, e quindi se dovessi migliorare e cambiare, cambierei un po' anche come mi allenavo prima, soprattutto all'inizio della mia carriera. E anche il mio carattere, perché comunque era molto introverso, molto timido, e anche un po' di paure, quel che mi limitavano anche in gara e anche nel rapporto con i compagni, e insomma, sono tutte piccole cose, comunque se tornerei indietro per modificarle, magari potevo fare qualcosa di più bello, fare qualche risultato più bello. Una gara invece, Davide, che magari ora ne hai vinte tante, perché effettivamente c'è un palmarès di tutto rispetto, anzi forse uno dei migliori degli ultimi 20-30 anni, se però tu potessi scegliere una gara da vincere che non hai vinto, quale sarebbe? O qualcosa che ti manca? Dici, scusami? Il mondiale? Sì, quella è la gara che per un corridore da classica di gara di un giorno è la gara penso più bella, perché comunque forse viene ridata da un anno e è una gara che è di vero sì. Ti ho un po' perso, si è capito cosa ha detto oppure sono io che ho sentito male? No, anch'io non ho sentito muto? Niente. No, dicevo che la gara è proprio il campionato del mondo, perché essendo un corridore da gare un giorno la classiche, anche il mondiale è un po', indossando la maglia ridata per un anno, è un po'
era simbolo, ecco, di un corridore. Quindi quella è un po' la gara che più è la maglia che più mi manca. Sì, effettivamente il mondiale è un po' la ciliegina sulla torta in una carriera come la tua, quella ci sta effettivamente. Vai Mullah. No, io mi prendo in carico la domanda di Samuele che te l'ha fatta, l'ha scritta 50 volte e non l'hai mai considerata, allora la faccio io. Dice Davide, un ricordo di Fabio Casartelli, se non fosse stato così sfortunato, che carriera avresti visto per lui? Che vittorie in grandi corse avrebbe potuto ottenere? Fabio era un grandissimo talento, anche lui era veloce, però si difendeva in salita. Io so, poteva essere un corridore più da classiche, anche lui non lo vedevo da grandi giri, però da classiche come Milano-Sanremo, come non so, gare di questo tipo, ecco. È un bel ricordo di lui perché comunque eravamo in nazionale, ero sempre anche nelle Olimpiadi, ero in camera con lui, la preparazione la facevo in camera con lui quando eravamo su a Livigno, per dire. E ho conosciuto un po' anche la persona, ecco. Stupendo. E con qualità direi che è un corridore, sarebbe stato un grande campione anche nelle gare, soprattutto nelle gare di. Allora, guarda, ti fanno l'ultima domanda. Davide, budget illimitato. Ne puoi prendere solo uno. Pogacar, Roglic, Van der Poel o Evenepoel? Se tu avessi una ipotetica squadra e dovessi scegliere uno di questi. È troppo fatto, però. Allora, io però, ragazzi, aspetta. Leviamo Pogacar, dai. Mettiamo Pogacar. Devo dire lui. O alla Filippo. Togliamo Pogacar, mettiamo Van Aert, Roglic, Van der Poel e Evenepoel. Chi scegli? Togliendo Pogacar, scegliere sono tutti, direi Van der Poel, anche per dargli, lo vedo anche molto completo, sì, è meglio più Van da dare... di Van Aert, secondo te meglio Van der Poel di Van Aert? Siamo lì, ecco, adesso se risolvi i suoi problemi fisici, penso che sarà una bella lotta, ecco, una bella battaglia. Penso che comunque la risolva, anzi, è un ragazzo che una volta risolti basta un mese o due di questo lavoro e ritorna ai suoi livelli. Quindi, la classe che ha, penso che... alle livelli che era prima. E invece il corridore più forte da avversario che ha incontrato, ti dicono il texano non vale, eh? Armstrong non vale. Sì. Ma direi Valverde sì, perché comunque anche se era giovane quando io ero al top della mia carriera, però direi lui. Poi avversari ne ho avuti tanti, da Bettini a Bartoli a Casagrande, chi è stato quello più forte? Valverde, chi è stato quello più forte? Valverde, direi Valverde, dai. Sì. Se volessi proprio fare un nome, ti ha battuto a una Liege, se non sbaglio, no? Secondo... sì. O sbaglio io? Sì, no, Valverde dici? Sì. No, alla Liegi no. Sbaglio io? O sbaglio io, non mi ricordo. Primo Valverde, secondo Rebellino. Quale anno? Andiamo a vedere subito. C'è un attimo... Quale anno? Nel 2008. Nel 2008. Valverde, Rebellin, Schleck.
Davide, hai sbagliato, clamoroso. Davide non si ricorda la sua carriera. Aveva rimosso la sconfitta da Vangelo. È giusto farvelo vedere per provare la verità. Eccola qui. 10 Bastoglieri, esatto. 2008, Valverde ha battuto allo sprint Rebellin e Frank Schleck. Beh, insomma, mica male, primi quattro, eh. Insomma, sì. Vabbè, no, primi quattro, direi anche primi 10, fino a Bettini. Sì, no, perché poi io vedevo il quinto, insomma, poi dopo... Ma è l'anno di Nibali... dicono, poi vince, è vero. No, non è l'anno di Nibali che andò fuori, ha detto una cazzata. È che ho tantissimi secondi, terzi posti, sì, veramente, nella mia... anche nelle grandi classiche, che alcuni li ho proprio dimenticati, davvero. È giusto rimuovere, le sconfitte vanno rimosse, dai, va bene così. Va bene, ma non ricordargliele, però, Fede, non ricordargliele. Non mi ha fatta io la domanda, scusa, gli ha detto no, se vuoi infierire, allora, se volete infierire, posso infierire anch'io con Rebellin. No, cosa, ma se vuoi infierire, ha vinto il trittico dell'Ardenne, l'ha vinto uno dietro l'altra, che vuoi infierire? Ma ti rendi conto che lui ha corso col papà di Van Der Poel? Con Adri, vero? Sì, sì. Vedi, per far capire anche la longevità e tutto, no? Bisogna si parlare prima di Van Der Poel. Che cazzo, che è longevo, Davide, l'abbiamo detto, è un'ora che si dice che è longevo. Però lo rimarchiamo, cioè correva con il papà, contro il papà di Van Der Poel, contro Adri. E non c'era lì Swift, come si chiama lì quella della pubblicità, quella che piace a voi, come si chiama? Swift. Ecco, quella roba lì. Te fai rulli, Davide, in casa, cioè, ti piace il ciclismo virtuale oppure sei un po' lo odi perché sei di vecchio stampo, quindi comunque preferisci le due ruote, la pioggia, il vento, il freddo? Preferisco, se proprio devo uscire con la pioggia, se invece piove quel giorno posso anche fare riposo e stare anche a casa. I rulli veramente, io sempre, non dico odiati, ma ho sempre fatto fatica a farli. Vabbè, sì. Magari qualche anno fa, Davide, i rulli erano un po' diversi, ora c'è un po' tutta questa strumentazione particolare, e sicuramente hanno reso un po' più il tutto più divertente. Go! La pubblicità. Dicevi, Davide? No, poi... Puoi anche con quello di adesso, puoi veramente fare dei bei allenamenti, puoi fare di tutto, simulare proprio il lavoro su strada, è più la volontà, di dover fare, sì, questo sì. Infatti, guarda, un utente prima scriveva, ora non trovo più il messaggio, che se non sbaglio il tuo direttore sportivo alla Polti, nel lontano 2000, non mi ricordo quando, eccolo qua, ricordo 46. Che il DS della Polti al tempo diceva che Rebellin si allenava anche troppo, penso di averlo sentito pochissime volte in qualsiasi sport. Effettivamente è strano, è più le volte che dicono sì, il ragazzo è bravo ma non si applica, e non il ragazzo è bravo ma si allena troppo, è veramente impossibile sentire sta roba. Invece sei uno dei pochi che probabilmente ha suscitato questo nei tuoi DS. Sì, però... è come ti dicevo prima, sì. A volte certi allenamenti magari erano anche di troppo, Poi vabbè, mi hanno anche formato fisicamente, mi hanno permesso comunque di ottenere anche le vittorie nelle grandi classiche, nelle gare dove sopra i 250 km, ecco. Però a volte certi allenamenti magari venivano anche di troppo e arrivavo alle gare anche stanco. Marcello, hai la possibilità di fare, guarda che possibilità ti do, hai la possibilità di fare l'ultima domanda a Davide Rebellin. L'ultima domanda la dono a te, Marcello. Falla intelligente, per la... Ma tanto gli abbiamo chiesto praticamente tutto, cioè gli abbiamo chiesto veramente tutto. Poi è stato gentile, è stato con noi quanto? Un'ora e mezza, con due interruzioni. No, una domanda, boh. Ma mi viene in mente quanto mi faceva schifo la Gerold Steiner, quanto era grande. Però questa non è una domanda seria. Però ridere Bellino. Faceva schifo in che senso, scusa? Mi era troppo gassata, era un'acqua gasatissima. Ah, cioè, ma lo sponso, non la squadra. No, l'acqua, no, la squadra no, ci correva anche fredda. Perché hai proprio quella... Perché avevo provato quella gasata, ma aveva anche quella naturale, aveva il succo di allora miele. Mi avevano fregato, mi avevano fregato, mi avevano dato quell'acqua lì, era veramente una roba... Alla Gerold Steiner, Davide...
È come la partita piace, l'Alpe bella. Come? Davide, la Gerolsteiner di allora è come l'Alpecin di oggi, che obbliga i corridori a usare il loro shampoo, e la Gerolsteiner vi obbligava a bere la loro acqua o i loro succhi, che era l'acqua di Fantozzi quando sì. lievitava, la Berthier era uguale. No, dovevate bere sì? Bisognava bere ovviamente l'acqua, sì, era normale, anche non ci si poneva la questione poi. Però è vero che l'acqua gasata era gasata, ma perché normalmente mi dicevano che i tedeschi piace bella, bella, bella forte l'acqua. Bella. È rutto libero. Guarda, visto che siamo là, l'ultima domanda te la faccio io un po' più sensata, visto che, siamo entrati in tema di acqua, di cibo, di così, visto che la tua carriera, come si diceva prima, è longeva, no? Hai visto sicuramente tanti corridori, no? Hai visto tante squadre, hai vissuto in tanti ambienti. La squadra con cui hai mangiato il cibo più scandaloso in questi anni di carriera, che sono tantissimi, se ti ricordi la CCC, in particolare, dai, la dove mangiavi di merda, dove dici cazzo non ci ritornerò mai, tanto ormai ormai il tuo l'hai dato, quindi puoi parlare male anche di qualche chef e di qualche squadra. Dov'è la squadra che ha mangiato veramente male? Dici, cazzo, non ci tornerei mai, nemmeno se mi pagassero. Non è che io mangiavo il mio riso in bianco e pollo, alla fine non è che si cambiasse più di tanto. Però vedevi ragazzi, sì, che magari non avevano la mentalità. Adesso probabilmente tutti si sanno alimentare bene come si deve, comunque la maggior parte o tutte le squadre hanno il loro cuoco. Prima pochissime squadre avevano il cuoco alle gare o nelle grandi gare, adesso hanno anche tutti un dietologo, un dietista, cosa che prima non esisteva. Allora vedevi corridori che mangiavano un po' di tutto, non so, mi viene in mente il giovane mi sfugge il nome, e quale squadra? Che ha vinto, anche la mia età, che ha vinto la Vuelta alla tua età. Horner. Lui era impressionante, mangiava, andava avanti. Io Horner, guarda Davide, io Horner esco dalla diretta. No, vai, racconta. Cosa mangiava? È passato professionista alla Française des Jeux nel primo anno, quando è nata la Française des Jeux. Era un talento, sì, ma mangiava, andava avanti praticamente a patatine fritte, hamburger e Coca-Cola. Quello era il suo pasto. Come faceva? Come faceva a pedalare? Ma sono talenti, sai, magari sprecati, perché comunque non si sono gestiti prima o nessuno magari ha insegnato come mangiare, come alimentarsi, magari si sono scoperti dopo, magari dopo hanno capito e magari gli anni sono passati. Ha iniziato a fare la dieta prima di averla vuelta. Lui è. Sì, prima della vuelta va vinta su Nibali, ha fatto no, perché guarda, allora in quella vuelta lì, forse io ogni tanto mi rivedo le tappe vecchie, così, perché sono malato di mente, e mi rividi, lo racconta anche Lavi qualche volta fa, mi rividi una Tirreno Adriatico, se non sbaglio, dove c'era Horner lì nel gruppo di testa, non la vinse chiaramente, però arrivò lì davanti, e c'era Bulbarelli con Cassani in telecronaca che lo prendevano per il culo, cioè, dicevano che lui mangiava gli sneakers al posto delle barrette energetiche. C'era gli sneakers, quelle sono le barrette americane, insomma, caloriche a 2000, che per l'amor del cielo, magari mentre sei in bicicletta possono andare anche bene ogni tanto, però insomma, ecco, non è il top dell'alimentazione. Comunque, visto che ha citato Horner, e questo è un gesto basso da parte tua, Davide, perché perché ha citato la concorrenza, perché ora Horner, non so se lo sai, ma è un famoso youtuber, eccolo qua, Chris Horner, sì. fa lo youtuber, infatti sarebbe bello chiamarlo in diretta, perché sarebbe spettacolare, fa i suoi video, fa l'atto anche abbastanza... Ma cosa fa, MasterChef? No. Che MasterChef? Fa l'analisi delle tappe, insomma... C'ha il suo punto di vista, è anche simpatico. Io,
io lo guardo ogni tanto, c'ha, vedi, in primo piano c'ha la maglia rossa vinta alla Vuelta. Grande, numero uno, quindi insomma hai citato la concorrenza, no scherzo, grande Cristofori, è uno di quelli che ho veramente, ecco, se te mi dici un corridore che odi, perché io quell'anni lì ero per Nibali, chiaramente, insomma era il periodo clou di Nibali, quegli anni, cioè vedere questo Mick, aveva quanto, 42, 43 anni, quando l'ha vinta la Vuelta? 42. Sì, 42. Cazzo, 42 anni. L'abbiamo digerita benissimo. No, non l'ho digerita, mi sta sempre sulle palle da quella Vuelta, purtroppo. E lui ha digerito tutto, invece. Se la vincevi te, Davide, lui ha digerito tutti gli hamburger e anche le cose. Lui ha digerito tutto. però c'è uno che mi diceva che peggio di lui c'era O'Grady, però sai, non lo so. Non lo so neanche io. È australiano, credo. Comunque bello concludere l'intervista a Davide Rebellin con il nome di Chris Horner. È proprio, non lo so. È la mia classe, è 71. È come, guarda Davide, è come mangiare una bellissima cena e poi avere la diarrea subito dopo, uguale. Questa è la bellissima cena, chiaramente. No, sto scherzando, dai. Comunque no, a parte tutto, Davide, grazie di quest'ora e mezzo che ci ha dedicato. Scusaci se c'è stato un paio di interruzioni così, che noi si improvvisa in queste dirette un po' folli. E se ti chiedessi, guarda, l'ultima cosa e poi ti salutiamo, un nome, siccome noi siamo un'app di gioco fondamentalmente, dove la gente fa la propria squadra e gareggia sulle gare World Tour, Pro Series, di tutto il calendario stagionale, un nome sottovalutato che nessuno magari ha notato, di qualche giovane che magari nei prossimi anni o mesi esce fuori, magari che ancora ha fatto poco, non saprei dire. Lo so, ma anche qualcuno che con cui ha corso negli ultimi 2-3 anni, che l'ha visto magari in qualche gara e dici, cazzo, questo fra 2-3 anni diventa forte. Chi pensi? Anche italiano, volendo, Speriamo. Ci sto pensando, però... Questo tuo pensare mi fa preoccupare, però. Italiano, quando è italiano, allora... È dato in crisi, sull'italiano è dato in crisi. Un italiano, un prospetto. Cosa ci potrebbe essere in Italia? Un prospetto di quei 20 anni, 22 anni che ci sono oggi. Ti faccio due nomi, dai. Sobrero, Battistella. Bagioli. Sì, sì, però sono già... comunque. Sì, sono nomi che sicuramente avranno... Già che corrono nel World Tour, chiaramente, sì. Ma sono nomi che comunque... hanno già dimostrato i risultati e non è che siano sconosciuti, ecco, avranno sicuramente il loro momento, sicuramente. Se tu dovessi puntare su un italiano di questi qua che sono usciti negli ultimi periodi, ad esempio quest'anno sembra Covi ha fatto il salto di qualità, sembra che Covi sta andando forte, sembra che quest'anno sia l'anno infatti può essere il suo... sì, può quindi... essere, sì ti passiamo il nome di Covi, l'accendiamolo, dai, accendiamo il nome di Covi. Ok, Davide Rebellin ha detto Covi, quindi, ma anche noi pensiamo che ha fatto lo switch quest'anno, perché lo vedi, un corridore quando inizia a vincere prende un po' quella mentalità da vincente. E quando parti bene così, poi, quando parti bene prendi anche sicurezza, sono tutti fattori che comunque tutto ti viene più facile dopo, no? Sei più tranquillo e ti permette di fare le cose con più tranquillità e facilità. È quello che non succedeva a Bogaerd, che arrivava sempre secondo e quindi non vincendo mai non riusciva a fare lo switch. Dai, con questa ti salutiamo. Davide, grazie mille per il tempo che ci ha dedicato. Grazie mille. Piacere. Ciao Davide. Quando chiudi la foto la maglia dell'Argentina. Ah, la maglia dell'Argentina, è vero. Vado a segnare mandaci la foto, taggaci su Instagram che la ripostiamo, taggaci su Instagram con la foto che è un cimelio, quello è un cimelio, è una roba allucinante. Dai, perfetto. Comunque quando chiudi la carriera torni in diretta, bisogna festeggiare perché penso che sia il corridore che ha corso più anni di tutti in assoluto.
cioè penso sia il record, sì. Visto che abbiamo parlato di world record, penso che sia un Guinness anche sì. Questo, credo, Vado al 30° anno da professionista quest'anno. Non c'è nessuno come te. Penso di no. Ma lo dovresti sapere, perché se sei il recordman va saputa sta roba. Comunque ci sei, non, sto... non è che stia lì a guardare i record, cosa lo faccio perché, vabbè, mi piace, sono ancora... mi diverto, ecco, sì. Poi il record è una cosa secondaria, si può dire, ti dico. Non so neanche se c'è un corridore più vecchio di me che sta ancora correndo tra i professionisti. Ti dico, un paio di anni fa avevo fatto una corsa proprio in Indonesia e c'era un ragazzo. Sì, aveva 52 o 53 anni. Quello del Brunei, quello del Brunei. L'olandese del Brunei, sì, l'ho conosciuto, in Malesia. Sì, non so se corre ancora o cosa, comunque qualcuno c'è probabilmente. Era già in compagnia del sultano del Brunei, non sto scherzando, lavorava per il sultano del Brunei lui. Sai che tipo sarebbe... Mancebo è sulla strada buona, Mancebo è sulla strada buona perché sta continuando a correre e a vincere. Sì, sì. C'è un altro, ragazzi, ce n'è un altro. Oscar Sevilla, infatti, Sevilla, attenzione, 45 anni ha, attenzione perché anche Oscar Sevilla potrebbe... Anche Mancebo, Potrebbe scalfire il record di Davide, attenzione. Adesso ritorna anche all'occhio a correre, Vabbè, dai. Davide, grazie mille, sei stato gentilissimo. Grazie. Bocca al lupo per alla prossima stagione. Ciao, Davide. Ciao, grandissimo. Ragazzi, è stata la storia del ciclismo, Davide Rebellini. Sì. La storia del ciclismo. Anni 90, 2000... da 2010 e 2020, cioè una roba allucinante. Allora, siamo stati dentro 45 minuti per ora. Sì. Possiamo parlare della Omloop at Newsblad. Ma non entra Alberta, non c'è Alberta, che ci dobbiamo dare il cambio io e lui. Siamo già d'accordo? Si è dato malato. Aspetta. Sì, deve entrare per i pronostici. Vabbè, intanto faccio la marchetta, Fede, posso? Marchetta a cosa? Allora, ma che capelli ci avevi l'altra sera, scusa? Chi? Ma vuoi te, tu? Io? Ieri sera. Cioè, eri indecente con quei capelli. Guarda, i capelli vanno tagliati. Ma li ho tagliati e non stanno più, devo ritagliarli. Ma che adesso, li hai tagliati? Hai preso lì il tupè, cosa hai fatto? Cioè, il parrucchino. Li sei allungati. Cioè, una roba indecente. Tra l'altro sono nati i tuoi meme col sorriso così, con il viso puntato. No, grazie. Marcello ha ragione, poi li devo sistemare e tagliare. Grazie, abbiamo È ancora possibile che la porta è ancora la Omloop. Ragazzi, purtroppo la porta è stato sacrificato per quella squadra lì. Noi siamo contrari a questa, noi eravamo contrari a questo passaggio. Comunque, ragazzi, abbiamo creato un nuovo personaggio, un emblema, voi ve ne siete accorti? Perché ragazzi, Tarocco ormai è diventato cioè, ora noi bisogna trovare Tarocco perché Filippo Dati ormai è scomparso. Parte la ricerca. Però ragazzi, troviamo dove ho sbagliato albergo, vaffanculo, devo prendere il globus. Magari metti un muto, Marciano, di tanto. Ragazzi, è che stavo usando il navigatore, scusami, metto il muto. Bisogna trovare Gianluca Tarocco, ragazzi, bisogna adoperarci per trovare Gianluca Tarocco, che oggi ha, esattamente, vediamo un po', allora, ha un 24 a sprint, quindi era una sorta di sprinter, e un 10 a one day races, ha corso nel 90, è arrivato secondo al circuito Belvedere, nell'88 ha vinto appunto il mondiale, e nell'87 è arrivato 26esimo, sempre al solito mondiale. Vinto da Pavel Tonkov, incredibile! È arrivato 26esimo dal mondiale vinto da Pavel Tonkov. Eric Decker, mamma mia, i corridori c'erano. Mamma mia. Pensa te, Tarocco, ragazzi, bisogna trovare Gianluca Tarocco.
Speriamo di essere però, più fortunati. Ma davvero? Ma è vero? Stavamo lì a un negozio di... è vero? Può darsi, lì? Sì, sì, lo segnalano un po' su... Sì, sono andato a vedere su Google, segnalano che è in quel mondo lì degli orologi. Ma di dov'è lui? Di dov'è? Verona. Ah, è Verona, sì. La battuta nasce spontanea, ma vende gli orologi tarocchi? No, voi siete troppo giovani. C'era un personaggio che faceva greggio al drive-in, che era Mr. Taroccò. Vladimir, io tutto il pezzo. Ora, io so che ti ha fatto il profilo fake, però mi sembra il caso di chiamarsi Vladimir Putin proprio stasera. Metti un altro nome, metti Kagame, dai. Ma cosa stai dicendo? Ma se lui è Putin, quello qui non ci sono profili fake. Eccolo. Ma l'altro Putin non c'ha un cazzo da fare che segue noi in diretta, giustamente. Certo, non c'ha da tirare qualche bomba quella, ma segue noi, perfetto. Vabbè. Allora, prima di lasciarvi ai pronostici Omloop, fate anche la Kurn, Bruxelles Kurn. Li si può dare un'occhiata. Ha già vinto Jan, sì. L'hanno già assegnato. Io vi ricordo l'appuntamento di mercoledì sera alle 20 su Bike Channel con il club del Fantacycling. Aspetta. Sì. Vai. Parleremo dell'UAE Tour, parleremo della Omloop e parleremo anche delle strade bianche. Quindi, mi raccomando, mercoledì... Mettiti anche di profilo, mettiti di profilo. Fa come fai come fa l'avventura, che hai fatto come l'avventura. Ah, l'avventura fa così... Mi raccomando, Marcello, vai a cagare. No, rifallo, aspetta, rifallo. Rifaccio tutto? Sì, no, rifallo. No, allora, mercoledì prossimo alle 20, nuovo appuntamento del Club del Fantacycling su Bike Channel. Parleremo di strade bianche, UAE Tour e Omloop. Faremo vedere i top e flop e daremo i pronostici anche delle strade bianche. L'appuntamento è mercoledì, mi raccomando. Ecco la mossa, vedi, è l'avventura uguale mercoledì prossimo, ma che solo questo, la diretta sarà fatta e faremo tutta l'analisi sul post White Tour, post Omloop e le altre gare insomma che si svolgeranno in quei giorni. Ragazzi, però dobbiamo dire una cosa, perché ieri è successa una cosa un po' brutta sul nostro gruppo Telegram. Visto che è arrivato live il protagonista di questa vicenda, in pratica è successo che io ho chiamato, ci siamo sentiti con Riccardo Magrini per impostare la live di lunedì 28, quindi lunedì 28 ci sarà la seconda parte dell'asta benefica per l'associazione Michele Scarponi, e Riccardo Magrini si parlava un po' di cose che sono successe così, e mi fa: via, entro su Telegram perché voglio vedere cosa scrive la gente. E Riccardo Magrini entra sul gruppo Telegram all'incirca, che ore erano? Non lo so, poco prima di cena, se non sbaglio, comunque l'orario di cena. Riccardo Magrini entra nel gruppo Telegram, poi commenta sbagliando, perché Riccardo cosa fa? Invece di rispondere a un commento che aveva criticato la sua telecronaca, è andato a vedere indietro nella chat, ricopia il commento e scrive sotto, quindi ha sbagliato semplicemente a rispondere, no? Ma era una risposta a un commento polemico. Il Berta cosa fa? Vede che Riccardo Magrini risponde un po' polemico a un commento, scrive due cose Riccardo, e dopo 5 minuti esatti, 5 minuti il Berta lo elimina dal gruppo. Non ci credo. Mullano salvato. Il magro l'aveva presa bene, perché di solito il magro non se la prende. Fatto volontariamente. Aspetta, poi parla. Aspetta. Poi il Berta, io non ci faccio caso perché ci vuole le notifiche disattivate. Dopo un po' apro WhatsApp o Telegram, mi ricordo. Il Berta mi scrive in privato e mi fa tipo una roba tipo: oh, mi hanno rotto coglioni questi fake, ora lo faccio fuori, lo elimino. Ah. Questi fake di Riccardo Magrini li faccio uscire. Era Magrini reale. Cosa ti ho detto? Ci sono fake qui. Cosa ti ho detto? Non ci sono fake. Cioè, il messaggio d'altro qual era? Aspetta. No, lo faccio vedere perché è stata... Quindi Magrini, scritto, il reale... Allora, per questa volta lo elimino e basta. Il prossimo volta, se prova a rientrare, ban. Io ho detto, prima te prendi perché... Siccome si stava eliminando gente che ogni tanto rompe le palle su Telegram, no? Che spammano, cose varie... E io, siccome tutte le volte mi scriveva Luca, guarda, posso eliminare Tizio, posso eliminare Caio, e io ho detto, l'altro giorno gli faccio, guarda, se rompono le palle, scrivono cose eccessive,
elimina, non mi sta a chiedere le cose, infatti detto fatto. Il primo, il primo. Il messaggio è stato questo: faccio saltare il fake di ciuff ciuff ganna. No, perché c'è poi un altro che è entrato nel pomeriggio, che è ciuff ciuff ganna si chiama. Se è anche un lo altro sto eliminato dal gruppo, avrà banno. Pensa al magro. E io ho risposto, non è fake, è lui, gliel'ho detto io. E ormai ciao. Il magro che ne avrà parlato sei ore in diretta il giorno dopo. No, non ha neanche accennato. No, io gli ho scritto a Magrini, gli ho fatto, guarda magro, il ragazzo che gestisce un po' la community di Telegram aveva mia indicazione di cancellare tutti i fake. No, ma l'ha presa bene. E t'ha eliminato. E lui, il magro fa, no, guarda, non rientro, ho già visto troppi commenti che mi fanno salire il sangue al cervello. Non ci rientro, se no si litiga subito con la gente. E gli faccio, va bene. Quindi il magro è arrivato nel gruppo, è durato 5 minuti e è stato eliminato. No, ma meno. Fantastico. Meno, un minuto. Minuti. Perché lui... Cosa fai? Hai ho sbagliato. Si autocelebra. Ma perché lui ha scritto quel commento lì, che tra l'altro io non avevo visto prima, quindi non sapevo che era un copia e incolla di quello che avevano scritto, gli aveva scritto qualcun altro. Sì, allora ho detto, questo qua è entrato col nome di Magrini per insultarlo, e ciao. Invece era lui. Vabbè, tanto che stiamo collezionando di queste figure. Rispondi un po' a questa domanda, dai. Qual è? A questa domanda, dai. Qual è? E quale? Cioè, 8.000? L'ultima. Dai, che è una cosa tecnica, lui ha chiesto. Ho impostato cambi finiti per il prestagione di una lega privata. Ora che è partita la non riesco più a cambiarli, dovrò tenerli così. No, le cambi le puoi cambiare. Le impostazioni del mercato. Devi andare, delle impostazioni della lega, impostazioni lega, togli il simbolino infinito e accanto ci metti il numero di scambi che vuoi fare, che vuoi impostare. Assolutamente. E fai saldo. E salvi, in fondo salva modifiche e sei a posto. I cambi si possono modificare. No, nulla, non si fanno nella tua lega si fanno anche gare Pro Series, no. Solo World Tour. Tic Tac è durato mesi, ma un attimo, siamo messi nella lega? Nulla male. Penso ultimo, forse. No, ma io guarda, tanto la PlayStation non la vinco, quindi posso fare qualche esperimento in quella lega lì, farò dei numeri. Sì, a parte che poi non ti arriverebbe, quindi esatto. Infatti, nel senso. Penso che farò qualche esperimento un po' così. Asciano Team in testa. Ragazzi, io sto in campionato, sto già dando la paga, Sto già dando la paga, Albertino Pistolero è già dietro, Festina è dietro, Bertalandia è dietro. Io non parlo di classifica fino a dopo il Tour de France. Allora. Per il resto vi lascio parlare. Dai, diciamo e tra l'altro mi stanno seguendo in tanti, questi maledetti che vogliono spiare le formazioni, perché ho 382 follower. È giusto. E stanno seguendo perché giustamente sono Mr. Fantasizing, come avete chiamato nella diretta. Berta, di qua la telecamera, dove vai? Cos'è questa lì? È una delle sue 18 squadre qui. Cos'è? Bertalandia? Sì, ma aprila, perché capaci sono tutti velocisti, stivi. Aprila bastardo. Sì, è una vergogna. Poi con 10 squadre non fai testo. Sì, dai. Aprila. Fai ti prendo proprio in considerazione. No, praticamente c'è una squadra. Te la vado a cercare. Praticamente Berta c'ha una squadra per ogni tappa. Per ogni 4 tappa punto, di un giro. Cioè, tipo dell'UI Tour per ogni... La tappa è un po' più mossa, c'è una squadra. Se la tappa è in salita, c'è una squadra. Ha fatto una formazione bilanciata. Bertalandia 4.0 c'ha Pogačar 4.0 al Messi. Pensa te, arriva fino alla 27.0. Penso. E c'è anche la 7. Allora, Pogačar, Yates, Almeida, Dumoulin. Me l'hai copiata, testa di cazzo? No, guarda che c'è il tuo idolo. Oh. Io avevo spoilerato la mia formazione, me l'ha copiata Lorenzo. Guarda che c'è una vergogna. Ma non è vero, ma dici delle cose fasulle. Hai messo Cavendish, ho messo Jan Hirt. Ti ha messo Cavendish, è vero, giustamente. Guarda, io sono davanti.
questo è il commento più importante. Aspetta che Yanirt sull'ultima no, salita. No, questo è il commento più importante della serata e lo fa Stefano Bianchini. Mi raccomando, fate gli screenshot delle formazioni e controllate, qualcuno faccia i conti. Fate gli screenshot. A parte che sono bloccate, le posso vedere dopo la linea. Dopo le potete fare. Sì, sì. Fanno i conti poi, sì, perché qua ci sono sospetti grossi. Te Mullano lo sai. Se era l'altro giorno a fare, non mi ricordo, se era in una delle riunioni che si fa in settimana, non c'eri te. E praticamente c'è spoilero, la formazione 550 milioni. Tutta la mia formazione, si sono messi a contare tutti i corridori per vedere se rispettavo 550 milioni. Sono abbondantemente fuori, ma abbondantemente fuori. Lucone può testimoniare che erano 550. Sì, era 15 corridori a 550 fantamilioni, una roba. Quadro del Mulan, nel frattempo scrive Mulan, non ti preoccupare, i risultati non contano, il mulaismo va oltre. Ah, dopo tre tappe, i risultati dopo tre tappe dell'Wild Tour, vai, bravo. Sì, nel però senso, Mulan, nella nostra lega dell'asta pazza, sono partito di merda. Io sono primo invece. Sì, vai, la faccio vedere. Primo? Sì. È stato sì, con Philips è vero. Philips e Vlasov, eccetera. Festina prima, poi c'è Top Sport Vlaanderen, Gewiss terzo, poi c'è mezzi corridori, io, aspetta, poi c'è, poi ci sono io e poi c'è Vallini e Castellani, però Vallini e Castellani c'ha Pogacar, quindi probabilmente io sarò ultimo dopo il Wild Tour, quindi tutti a dire che c'è la formazione. Una volta te lo tocca a te, però scusa, parte male. Poi è l'unica lega dove siamo sicuri che tu hai 500 fantamiglioni. Sì, esatto. Lì, perché quella è andata in diretta. Quello che succede nel campionato invece non si sa. Comunque, ragazzi, vi siete persi. Vi siete persi le due cose importanti di questa serata. Cioè, non so se. Cioè, io mi ero segnato due cose dopo questa sera. Questa è brutta. Perché? Questa è brutta. No, vabbè. Due notizie positive. Cioè, che il Ruanda è tutto in quota. E quindi sarà un mondiale spettacolare, minimo 1500, no, 2000. Quindi tutto in quota, e quindi sarà un mondiale spettacolare. E Mulan, poi però non c'è la salita di quella muro di Kingali. Vabbè, ho capito, però Kingali. Tutto in quota, voi metti che mondiale spettacolo che sarà. E poi, ragazzi, ci vuole una partenza del Giro dall'Indonesia, dai. Sì, è balanciata una petizione. Cioè, salita del 30%, ve lo immaginate? Cioè, io poi devo sapere che salita in Indonesia. Ma però è una salita molto lunga, pare più lunga, no? Non un muro. Una salita proprio con pendenza del 30%, Mulla. Ragazzi. Spettacolo, ragazzi. Immaginate? Quasi che salita del Pordol. Qualcuno la conosce? Pordol è corto, non è una salita, è un muro. Ma Mulla sei veramente settantesimo? Sì, è morto Cavendish, bastava averlo, no? Non è che... Ragazzi, io vi saluto. Ciao. È cascato ieri. No, ma perché ho parlato al magro, l'altro giorno mi ha detto sono lui, non se l'ha fatto niente, invece l'ha accusato. No, è cascato e non l'ha fatto la volata, avevo preso lui, poi ho fatto un po' per cambiare, c'avevo Philips ovunque, lì ho preso altri due, dai, poi... Cioè, si fa un po' però per cambiare. Dicevano che oggi però ha avuto un problema alla bici, non che avesse risentito. Vabbè, vediamo domani. Oh. Ieri dicevano che continuava, ma aveva sentito i medici. Eccetera. Allora, la salita indonesiana è sul vulcano Kawayan, che ne sa. Il vulcano fetente dell'isola di Giava. Qui ci che vuole un una partenza del giro, una tappa del giro. Vado a cercare l'altimetria, dai. Altimetria vulcano Kawayan. Dico solo il mio nome per l'Omloop, perché poi so che farete i pronostici. Io mi gioco Seneschal. Ciao a tutti. Aspetta. A proposito di pronostici, cioè non voglio gufare perché non è ancora finita, quindi manca ancora una salita. Non mi sembra che siate andati benissimo voi due. Non mi sembra che stiate andando bene. Voi due qui sopra, sui pronostici che abbiamo fatto sul Almeida. In televisione, diciamo, per la prima la televisione, sì, te ti sabbi proprio con poca, cioè, perché tra l'altro per la prima in televisione è dato, cioè, non siete andati benissimo, consigli dati a metà tour,
Vabbè, io no, preso Philipsen. Fermo, no, fermo Berta, ma quella è stata registrata di venerdì. Sì, no, lo so. Ascolta, cioè, però, senso, chiedi a Fede che avevo preso. Io ho preso Philipsen e alla fine poi è passato a te. Quindi ma lui che aveva scelto Dumoulin? Dumoulin a fermo. Nella crono è andato sei andato in televisione e hai consigliato Dumoulin. Punto. Hai chiuso. Cioè, Dumoulin e Almeida. Almeida è ancora lì. Almeida ci poteva stare, dai. Ha fatto più il gregario di Mike. Non vorrei scusa, dire, era un rischio. Almeida, dai. Il terzo chi era? Sa come lo Bardeo? Yates va bene. Ti sei salvato con Yates. Che oggi stava per finire nel ventaglio, tra l'altro. Vogliamo parlare di chi ha detto che Bumbles Jog. A parte che si chiama Jungels Bob. Stavo per dire Bumbles Jog, pensate in che stato sono. Invece che e aveva Jungels detto di Bob prendere... Io ho consigliato Philips. Ma vai a fanculo, Berto, dai. Ma che segnali di ripresa. Giustamente ha detto fantasma. Allora, ragazzi, Omloop e Newsblad, ok? Allora, molto semplice, percorsi... che cazzo. Allora, Bravo lo svizzero, bravo. È andato meglio Jungels Bob di Dumoulin. Allora, Marcello, vai, enunciaci la Omloop e Newsblad, il percorso. Ma sai che non riesco a vedere niente? Devi ingrandire di più. Sì, però non si vede, in effetti, a parte tutto. Cioè, a tutto schermo, ragazzi. Che cazzo a tutto schermo, ma io lo sto vedendo da un... Allora, te lo dico io. Ma Fede, dobbiamo dare i tre nomi? No. Cioè, favorite, basta che mai quelli che su WhatsApp prima. Allora... si parte da Ghent e si arriva Ninov. In pratica, è un piccolo Fiandre, per capirsi, molto piccolo, con il finale che assomiglia al vecchio Fiandre, che ha il Kappelmoor e il Bosberg all'incirca a 14 km dall'arrivo. È il vecchio arrivo del Fiandre. Chiaramente non si arrivava a Ninov. Però insomma il vecchio arrivo del Fiandre, questo è il percorso della Omloop & Newsblad, che statisticamente è un po' una gara per velocisti che reggono sugli strappi, ok, perché non è come il vecchio Fiandre, chiaramente è la versione dura della Gambe Belgium, diciamo così, però molto spesso si decide una piccola fuga, o comunque è molto difficile, ecco, che arrivi una fuga di personaggi da Fiandre, però ogni tanto è capitato. Però, visto che quest'anno ci sono degli uomini molto interessanti, questi sono i nostri favoriti. Eccoli qua. Questi sono i nostri favoriti. Io non sono d'accordo con questi favoriti. Ottimo, e già si parte così. Me li dici che non leggo? Questi li ho fatti io in 5 minuti, quindi vi... Allora, ma io l'ho confermato, perché se no ti mettete le cambiavo. Allora, okay. Van Aert 5, Colbrelli 4, Pidcock 4, Senechal 3, Moric 3, Cocard 2, Trentin 2, Sagan 1, Bellens 1, Christoph Aramburo e Ethan Ather. Poi ora non sono tutti certi di partecipare, però in teoria dovrebbero partecipare tutti questi. Voilà. No, dici? Io magari faccio una figuretta, ma dico che Colbrelli e Saga non ci stanno, perché Colbrelli non gliene frega niente dell'Omloop, secondo me, proprio zero, vince, minimamente. Vince, può darsi, però io non penso che... Se vince perché vuol dire che proprio va come le schegge, ma cosa gliene frega? È la prima gara dell'anno, che fa? Cosa gliene frega? Ha detto che punta alla Sanremo quest'anno, cosa gliene frega dell'Omloop? Cioè c'è Moric piuttosto, oppure c'è anche Ausley che ha fatto quarto l'anno scorso, ma non perché... Cioè, è chiaramente più forte Colbrelli, ma non vedo l'interesse. Sì, ma se arriva lì, la volata la fa Colbrelli. Sì, se arriva lì, ma vabbè, se arriva lì, sì, ma però non, cioè, è la prima gara, non ha mai corso. Cioè, poi se c'è una condizione ormai perenne, costante, sempre, va bene. Però, nel frattempo hanno mandato il passo della forcella. Sagan, per l'amor di Dio. Effettivamente ha la pendenza massima a 28,9%. Ma la salita massacrante, stavi boh. Ma quale? La salita del vulcano?
No, 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 da Ovaro, Ovaro, che dir si voglia. Ovaro. Quindi dove parte lo zoncolano? In pratica, sì, Passo della Forcella si chiama. Boh, è allucinante, una salita massacrante, peggio dello zoncolano. Ma scusa, ma era una salita che dovevano fare tipo al Giro d'Italia e poi l'hanno tolta? Non lo so. Cesce, questa è qualcosa? Vai a vedere la salita al rifugio Talamini. Quella è tosta. Ora. Ok, c'è l'enoteca in cima, cos'è? Sembra l'enoteca. Rifugio Talamini, vai a vedere su salite.ch. Ma l'abbiamo trovata quella indonesiana di Rebellin? No, non mi riesce a trovare l'altimetria. Ci ho provato, ma non ce l'ho fatto. Ma c'è Tohir, te lo ricordi il presidente dell'Inter? È indonesiano. Allora, sì, è indonesiano. No, non fate più la squadra della community. Sì, la faremo, ma solo per le squadre, per le gare importanti. No? Quindi la faremo per il monumento e per i grandi giri. Se no diventa una roba infinita. Però si farà. Appena c'è la Sanremo, si rifà. E Pasqualon più di Christoph, dice Ottolina, Alessandro. Più che altro, invece di andare verso lo zoncolano, vai dalla parte Sagan, opposta. Se no anche il Crostis. Sì, era il Crostis quella che avevano annullato, il giorno prima. È bello il Crostis, l'ho fatto, però non è duro. Cioè, non è duro come lo zoncolano. È un po' più lungo, ma Crostis. Facile. Era pericolosa la discesa del Crostis, tant'è che aveva messo le reti, quelle da sci. No, lì era sterrato. No, sì, era inserrato i 6 chilometri del GPM, dopo il GPM. Vabbè, chiudiamo la parentesi salite dure, concentriamoci sull'uomo. Sì, allora, Sagan, questi favoriti? No, Sagan no. Si è staccato su un cavalcavia l'altro giorno, dai, per favore. Ora poi si vede un po', vediamo le sintesi delle gare. Piuttosto Turgì, come dicevano qui. Poi Pidcock, allora. Magari ci stupisce e vince. Io non lo vedo bene ora come ora. All'Algarve è andato malissimo e si è anche ritirato. Perché è cascato. Non lo vedo così. Cioè, magari ci fa la prestazione improvvisa, ma non lo vedo da 4 stelle. Lo vedrei più da una stella ora come ora. Io gli avevo dato 3. Eiter invece secondo me è sottovalutato, perché secondo me sta bene. E non vedo perché non potrebbe vincere, cioè è un percorso a parte Van Aert, cioè che è un escluso Van Aert, diciamo, sì, non vedo, cioè mi sembra un percorso adatto a Eiter, no? Sì, ma che esperienze che lui ha esperienza, all'undicesimo posto alla Dorsto Blandere dell'anno scorso. La Dorsto Blandere è molto più semplice. Ma di cosa si sta parlando? Del Giro delle Fiandre? L'Omloop l'hanno sempre vinto outside. L'anno scorso è arrivato 66. L'anno scorso ha vinto Ballerini e secondo è arrivato Jake Stewart. Cioè, sì, ma allora, è arrivato 66esimo l'anno scorso. L'Omloop è imprevedibile. Allora, l'Omloop è una gara a sé, non è una classica. Perché i corridori da classiche sono tutti fuori forma, perché chiaramente puntano a Fiandre, Rubeo, le tre, e quindi non sono in forma in generale, tranne qualche eccezione. Quindi l'Omloop è una gara da outsider in generale, proprio, in assoluto. Cioè, allora, Lampaert piuttosto sarebbe uno invece che magari si accontenta di vincere anche l'Omloop. Insisto. Quindi piuttosto Lampaert, guardi. Allora, facciamo così, facciamo un bel sunto, che tanto la gente gli piace quando lo facciamo. Andiamo a vedere le start list che sono più o meno definitive, no? Più o meno saranno queste. Facciamo a proposito, posso dire una cosa? L'ultima, guarda, proprio perché questa potrebbe essere anche l'ultima della serata. La Ineos ha presentato oggi la squadra per l'Omloop con la foto a tutta pagina di Narváez, volendo far credere che sia lui il capitano, con Pidcock e Eiter, sì. c'è la posta così di Narváez. Allora, se vince Narváez io non parlo più di ciclismo, mai più. Questa è la mia dichiarazione, perché sono rimasto sconvolto da questa cosa. Magari Narváez fa la prestazione della vita. Io smetto e mi ritiro. Mai dire mai. Allora, speriamo si vedano bene le squadre. Allora, vieni come in Ruanda, Mullà. Sì, a quel punto lì sì, se vince Narváez Omloop,
At Newsblood, allora la Quick Step punta a tre uomini, direi: Lampard, Asgreen e Senechal, giusto? Più o meno. Poi Stibar, io non credo che possa fare chissà cosa. Quindi, c'è sto rumore. Ma chi è che fa casino? È Berta che sta a mangiare. Basta mangiare, che ce la fa le salite. Allora, no, parte tutto, dai. Lampard, Senechal e Stibar e Asgreen. Asgreen no, perché ha detto che non è in forma, ha avuto il COVID e non gli interessa. Poi, quindi Lampard e Senechal, io direi più Senechal di Lampard, ti dico la verità. Per me dipende come va la corsa. Io non penso che arriveranno in una volata, penso che sarà una gara combattuta e arriverà un gruppetto di una fuga. La gente ti dà ragione, Mulla, non arriveranno velocisti. Beh, Baiaga è dalla mia parte sempre, comunque, sì, quindi non vale. Secondo me vince un Quick Step, dice cagata. Allora, Piazzano, smetti di mangiare nuggets. Cosa? Non ho capito. No, il casino che sentiva la busta, ha detto Matti French, ha detto smettila di mangiare i nuggets, pensava fossi te. Vabbè. Se è una gara di così basso livello, perché c'è Wout van Aert e non la porta? Attenzione, la risposta, questa è una frecciata. Questa domanda contiene già la risposta. Allora, è vero, attenzione, potrebbe essere quello. Allora, continuiamo la disamina. Quindi la porta Jumbo, è di alto livello e Van Aert no. La Jumbo è tutta per Van Aert, con, diciamo, l'incognita Beno, forse, o Theunissen. Theunissen è un po' con si vede alti livelli, quindi boh. Per me fanno la gara su Van Aert, onestamente, c'è poco da dire. La Lotto, Campenaerts, Vellens in forma smagliante. Quindi Vellens, Campenaerts, battitore liberi? Vellens e basta, dai. Campenaerts no. Ma io ho attenzione anche a Campenaerts, perché io, però lui, cosa, cioè, ho arrivato da solo, nel senso. Però, sai. Poi, Vellens ci sta. Intermarché Montecoubert, che è un po' la squadra di inizio anno, è la squadra che nessuno si aspettava, invece sta facendo bene inizio anno, ha credo Pasqualon e Christoph, però visto le volate che sono state tirate a Christoph, credo che Pasqualon faccia la volata per Christoph, che sia è il suo ruolo, sì, anche in pratica lui. Sì, penso che Christoph, se lo portano davanti, è un uomo pericoloso. Attenzione, ma dai, perché se Christoph regge, arriva in fondo, allora vuol dire che è stata davvero una gara di basso livello. Perché veramente, cioè, ha già vinto, ragazzi, il cinghiale quest'anno, ha già vinto, io l'ho preso, ma ragazzi, basta, dai. Come sei prevenuto, Mulla? Basta. Ti chiedono Van Moer o Vermeersch? Nessuno dei due. Vermeersch e Florian Vermeersch della Ma io Florian Vermeersch sono un po' incognito, dai. Uno chance da dare a Florian Vermeersch, Nessuno dei due. Secondo me potrebbe Vermeersch, ragazzi, Vermeersch è stata una sorpresa l'anno scorso alla Parigi-Roubaix, totale sorpresa. Ma quest'anno ci aspettiamo delle conferme. Ragazzi, delle c'è conferme. Quell'incognita lì, c'è gente, questa gente, la maggior parte di questi punta a gare che si scorreranno fra fuga e volata con Christoph e per punto lì, comunque la maggior parte di questi corridori qui vuole essere in forma fra più di un mese. Quindi, cioè, fra un mesetto, diciamo, no? Quindi non, cioè, sarà una gara ambigua. Dai, uomo dai. Faro, Christoph, che è un bel farone cinghialoso. Poi, Ajedoser, Van Avermaet Nansen, i famosi due che noi abbiamo... Oliver Nansen, ampiamente attenzione. No, Nansen Oliver. Nansen Oliver, attenzione. Sì, e noi e il Mulla l'abbiamo ampiamente sconsigliato nel video, infatti guarda, la faccia del Mulla qual è? Guarda, io insisto, mi sbilancio ancora una volta, siamo sempre alle soglie. Sono tre anni che sento dire che ne se ne Van Avermaet, ma attenzione consiglio, a cosa, sono tre anni che non arrivano neanche consiglio più. Nansen Oliver, che ti devo dire, ricrediamoci anche quest'anno, dai. Ripartiamo con quei due lì, con Van Avermaet, Nese, sempre soliti noi. Vincano la Sanremo, Fiandre, poi nemmeno quarantesimi, cinquantesimi, 16 minuti. Vabbè, dai. Da vedere, ordine arrivo. Narvaez, Christoph, guarda, oh, e guarda, ti dirò la verità. È l'home loop e quindi ci può stare tutto. È la gara più imprevedibile dell'anno.
parliamo dei cronici piccoli, quello psicologico direi. Allora, andiamo sulla track. Trek Segafredo, c'ha Stuyven e... Ah, io sono curioso di vedere Holgaard. Io sono molto curioso di vedere Holgaard. Per me, loro giocheranno così. C'hanno Stuyven per una possibile volata o gruppetto finale e Holgaard lo fanno da battitore libero. Secondo me proveranno con Holgaard. Però non so se avete notizie voi, avete notizie, te Berta, non so. Di chi è? Di chi? Perché Holgaard doveva fare la volta al Garbo e poi non c'è andato. Quindi non so se magari ha avuto il COVID. Sai, cioè, io avevo visto una storia che stava provando il pavè. Non mi ricordo però quando l'ho vista. No, quindi... non è vero, perché era in Norvegia e faceva i rulli. Quindi la vedo dura. Probabile. Ah no, scusa, mi sono sbagliato. Fermo, perché è il mio pupillo. Mi sono sbagliato. Aspetta un attimo, perché la track l'ha data, è la formazione. La track l'ha data? L'ho letta oggi. Sì, no, ma c'è, ma però sai, non so, anche Stuyven ha detto che non è in forma. C'è Holgaard, è ufficiale? Vediamo. Genie è Covid, ma Genie non è alla cosa, allora a Ruanda. No, quello è un altro Genie. No, Genie, quello lì. È quello vecchio, Genie. Questo è il vecchio. Lussemburghese giovane. Ah, ok. Kevin Genie. Ok. Allora. Lo trovo. Dai. Andiamo avanti. Allora, vabbè, a parte la track, dai, continuiamo. Allora, quindi la track Stuyven, occhio a Holgaard, lo diciamo, poi io questa me la sento io, poi ogni tanto ci prendo. Astana, io vedo un Lutsenko in forma, però non so cosa potrà fare in queste gare qui, no? Perché non è abituato di queste gare, però sullo sterrato va bene, è un po' pazzerello anche lui, secondo me potrebbe fare qualcosa. E poi c'è Moscone. Va come le schegge, ora è informista, sinceramente. Però. E io prevedo un Moscone, un Lutsenko che fanno il cazzo che gli pare in quella gara. Martinelli, se sarà, non credo sarà un ammiraglio Martinelli, ma visto che poi si sono bruciati perché avevano la vittoria che ha vinto Pols della Valenziana, credo che si ragionava con Magrini l'altro giorno che l'hanno buttata a monte perché bastava gestire meglio Lutsenko e Lopez e la vincevano, secondo me lì faranno la tattica di fate il cazzo che vi pare a Moscon e Lutsenko, dal mio punto di vista, anche perché Lutsenko l'ha già fatto l'altro giorno alla Valenziana, anche se ha perso la volata da Pulz. Vabbè, comunque Moscon meno perché rientra ora, esatto, rientra da bronchite. E quindi Lutsenko, no? Bahrain, secondo me invece come la penso, poi allora, magari mi sbaglio. Vabbè, infatti secondo me il fatto che ci sia forse Bauhaus è un sinonimo, e Moric, no, anche Bauhaus, non lo so, no. Sembra che ci sia Bauhaus, questa sì, è la prima cosa, ragazzi. Bauhaus si preparerà per la Kurn. Cioè, se arriva Bauhaus, allora veramente... Cioè, io... ho capito, ma perché? Cocardo non la può vincere? Cocardo non, sì, ma Cocardo non è Bauhaus. Non è Bauhaus. Ho capito, Cocardo, ma è sempre un velocista, ragazzi. Vabbè, sì, ma Bauhaus si stacca su una cavalcavia. Bauhaus è 1,95 m. Da vedere, Quinto, si è detto, allora, primo... No, Bauhaus mi associo al nulla. Scusa, secondo... sta delineando la top 10. Allora, primo Cristo, secondo si è detto... Narvaez. No, primo Narvaez, secondo Cristo, terzo Nasen, quarto Manavermat, quinto Bauhaus. Sì. Quinto Bauhaus. Ok, siamo ok, ci siamo. I primi cicli l'abbiamo detto. Poi comunque, vabbè, a parte tutto, c'è Moric che secondo me potrebbe essere la mina vagante, anche però non è che si sono visti tanto in questi Bahrain in queste gare, ancora si sono visti poco. Cioè, nelle prima parte di stagione, intendo. Moric si è visto poco, quindi vediamo, è molto incognita. La Bora, per me, sono due nomi interessanti. Uno, sono curioso di capire che cazzo farà Polit, che ruolo avrà, e qui probabilmente punteranno su Meus, Jordi Meus, credo, no? Che anche lui però va visto quanto regge. Per me Meus è più per il giorno dopo, Meus. Per la Kroon? Sì. Okay. Penso che punteranno più su Polit. Sì. Anche lui però è sparito dalla circolazione, si è ritirato...
nella corsa valenziana che sta facendo e poi è sparito. Cioè, ci sono questi dubbi del Covid che non si sa mai. Qualcuno non lo dicono, capito? E quindi magari ti sparisce per una settimana, due settimane, poi ritorna, però sai, magari non sono in condizione. Federico Visini, ma questo va in TV a dire queste cose a chi ti riferisci? Non ho capito. Chiarisci il tuo punto, sono curioso. Chi è che va in TV a dire queste cose? Dai, approfondiamo questo punto di vista. Scrivici sotto che poi ti rispondiamo. Allora, a parte tu, detto questo, quindi, boh, non so, Meus Polit, poi abbiamo Cocard e basta. Non è, penso che il capitano unico sia della Cofidis, sì, sia sì. Lui. Education First. Secondo mio nome, Brian Cocard, Brian. Cocard, Brian, ok. Poi abbiamo Valgren, potrebbe essere un nome interessante. Oggi ha vinto Baffo Magico. Sì, ho visto Gran Camino, ce l'ha soffiato Pietre Mulà nella Lega di Michele Scarponi. Noi Magnus ci si puntava, sì. Vabbè, dato sì. Con Polit per il controsorpasso, eccolo, Albertino Pistolero, Tiziano, che dice con Polit per il controsorpasso a Fede. Io, vai tranquillo. Ah, stavo scherzando a Fede riguardo Bauhaus. No, ma ragazzi, perché io penso che a volte la Omloop si è giocata anche in una volata da 30-40 persone. Quindi non pensate che se non arriva il gruppetto, ragazzi, fate mente locale che può essere anche una volata di un gruppo abbastanza numeroso, perché a volte è andata così. Sì, ma speriamo di no. È una Gande Wevelgem leggermente più dura. Leggermente, ma però quest'anno senti, dipende da come se c'è qualcuno in forma degli uomini buoni non arriva. Vanart è la prima gara quest'anno, capito? Anche sì, vabbè, però Vanart anche se con una gamba sola è superiore a tutti questi messi insieme probabilmente, quindi spero che li distrugga tutti. Poi comunque, abbiamo lo svizzero sottolinea una cosa importante della gruppa ma Lewis Seski. C'è Dole O'Wayne nella F, attenzione. Ah, Dole O'Wayne, è il tuo uomo lui, Dole O'Wayne. Verrà schierato. È il tuo uomo, bravo, fai bene, sicuramente farà bene, vince. È il sesto, ecco, dopo Bauhaus arriva Dole O'Wayne. Non ho capito chi Magari. Sesto, Dole O'Wayne. Ma dov'è? Non lo vedo. Della F. È il sesto, dopo Bauhaus si piazza Dole O'Wayne. Stiamo facendo la top ten, Sesto, Dole O'Wayne. Poi la gruppa Ma si presenta con una formazione con Eski, Genier, Kung, Legac, Leila, andiamo avanti, e Du. Ma sì. E Stuart Jack, dove cazzo è finito? Stuart Jack, beh, io ho comprato, mi sa che l'ho preso. Però dicevano questi aveva sono il Covid anche lui definiti. 2 settimane fa. Infatti c'è questa incognita che è così. Purtroppo, ragazzi, è questo. Ineos, capitano unico, Narváez. Allora, guarda la pagina Instagram della Ineos. Guarda, vincitore ormai fatela vedere, ragazzi. Fatela vedere. Andiamo a vedere la pagina Ineos, dai, per curiosità. Aspetta. Sì, dai, è successo soddisfazione, guarda. Aspetta, esco un attimo, andiamo a vedere la pagina Ineos, dai, ne vale la pena, potrebbe anche chiudere così con quelle immagini lì. Allora. Instagram, aspetta, facciamo vedere. La pagina Ineos, forse è per dargli un contentino, non lo so, io a questo punto non ci capisco niente, ci credo, dai, se punta, se c'hanno Ether e Pidico che punta, dove l'hai vista? Dove l'hai vista Narváez? Scusa, non c'è mia, sì, le storie, dai, ma Jackie Stewart oggi si è messo a fare delle trovate, eccola qui. Guardate chi c'è in foto, come dire, solo lui in foto, cioè gli altri non esistono, capito? Non so se vi rendete conto della situazione. Quindi Narváez, uomo da battere per la Omloop, è ufficiale. Oh, a chi ti devo dire? È così. Oh, quanto pare. Questo è. Oh. Ragazzi, Narváez, uomo da battere. Mai la notizia del giorno. Quanto pare capitano unico. Forma stellare. Quindi Narváez, capitano unico. Perfetto. Ma io non lo metto, io prendo gli altri due apposta. Voglio perdere.
No, prendi anche il terzo, scusami, hai Sheffield, non lo prendi? No, 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 prendo solo Pidcock e Cosri, Aether. Che arriveranno 60esimo e 70esimo, però li prendo uguale a Sprejo a Narvaez. Ok, tra le altre cose, a parte la stronzata di Plapp che ha fatto sull'ultima salita, poi dopo parliamo del White Tour, Plapp comunque va forte, e non me l'aspettavo. Al momento va, poi magari è fuoco di paglia d'inizio stagione, io non comprato. Lo so. Però io no, invece, questo mi sa che l'ho preso, vediamo, perché magari se poi non arriva, non so che top flop ci saranno, però poi vediamo, comunque effettivamente va forte, sì. Detto questo, poi tanto facciamo il focus dopo su Way. Tanto la diretta è ancora lunga, siamo solo sì, a due infatti, ore. Ma fermo, stai calmo, continuate voi. Allora, Israel, la Israel si presenta con Nantro, Sepp Van Mark, che probabilmente questo è il settimo, no? È il settimo terzo, dopo... terzo mio nome, okay. Clark Simon. Samuele, abbi pazienza. Simon Clark, punti. Dice Simon Clark, terzo nome, ragazzi. Invece io sono curioso, per quanto riguarda la Movistar, Mullah, dammi due dritte su Aramburu e Garcia Cortina. Che cazzo faranno questi due? Allora, Aramburu, sì, ci può stare, però anche lui mi sembra che non abbia mai corso. Ma Bagliaga, occhio a Clark, lo svizzero sotto, Clark. Cortina, che già la credibilità di Cortina è pari a zero, a prescindere, è stato male. È stato male e quindi ha saltato un mucchio di allenamento e gare eccetera, non sta bene, quindi rientra proprio volante. Aramburu è la prima corsa, quindi sono tutte e due un po'... Ragazzi, però ci fanno notare il brasiliano nelle Fiandre, Rangel Costa, Vinicius Rangel Costa, io lo compro e lo schiero. Sì, mi immagino, guarda. Spreco un cambio per il Brasile. Allora, ci arriva, fa 50 la guardiamo. La bike change non la guardiamo, ti chiedo sto favore. Andiamo direttamente che si presentano 5, scusa, perché non la guardiamo. Ti ho chiesto per favore di non guardarlo. Però quell'ultimo lì, lo sapete perché si presentano 5? Aspetta, non lo sapete perché si presentano 5, lo dico io. Cioè, io mi immagino Pinotti in riunione con i DS, guardano la lista dei loro corridori, iniziano a fare così, perché effettivamente c'hanno una squadra imbarazzante. Imbarazzante fantasciclisticamente parlando. Il 157. Guarda, sì, metta. Guarda, se pronunci quel nome io me ne vado. Cioè, io se hai coraggio, veramente. John Smith davvero. Dove lo schieri? Lo schieri tu? Nella mia super squadra, in quella squadra schifosa che hai lì, quella lì di quella serie lì di ma Matthews vabbè, lì può essere sicuramente un fuori ma dov'è Matthews? Porca cazzo, sono secondo. Ma Matthews dov'è? Immagino l'altra squadra allora. Oh, Mullah, Matthews dove cazzo è? Matthews? Non so. No, anche lui guarda, davvero, per favore, ripeto, andiamo avanti. Ma era dato, io a parte ho anche dal giornale statistico, andiamo avanti. Era dato, no, era dato favore, partente. Ragazzi. Era il Covid. Ragazzi, era dato partente. Oppure la luce aveva anche qualcosa altro, non so. Ma era dato una partente, crisi psicologica. Che se no se non va bene. Forse sì, ma andiamo avanti. No, ragazzi, io queste cose non le posso accettare. Ma perché ce l'hai te? Nella nostra lega ce l'ho io, però no, era vabbè, capita, andiamo avanti, via. È peggio per te, complimenti. Soren Krag Andersen. È dato partente alla Strade Bianche, Matthews, non a questa gara. Anche poi, qui io passerei avanti. Andersen, Soren. Andiamo avanti. No, qui guarda, forse potrebbe fare qualcosa di Degenkolb davvero. E Krag Andersen, Soren per la riscossa. Io vedo un Gaviria e qui ho paura. Qui ho sì, paura, no, veramente. È vero, loro puntano su Gaviria. E questo ti dice tutto su cosa stanno facendo in questa gara. No. Però io ti dico che io questa gara, io ti preannuncio cosa succede. Perché è già stato fatto nelle gare precedenti di inizio stagione. Covi e Trentin fanno un po' di casino sul Gramont. Trentin arriva secondo.
Covi e Trentin, ragazzi, attaccano sul Gramont di sicuro al 100%, o uno o l'altro, o uno è davanti e quell'altro cerca di raggiungerlo. Ho letto una cosa devastante. Cosa? Di Baba Yaga. Cosa ha scritto? No. Impossibile. Davvero? Allora, mi no, fai contento perché ce l'ho io. Mi fai contento. Vabbè. Impossibile. Ragazzi, non scherziamo. Mi fai contento perché ce l'ho io, Baba Yaga. Non scherziamo. Non diciamo proprio cose che vanno al di là del eresia. Abbiamo già anche il vincitore Narvaez Omloop e Matthews Strade Bianche. Abbiamo già i due vincitori. Eresia Matthews che vince le Strade Bianche. Impossibile. Trentin secondo stravolta. Secondo Lorenzo scrive Gaviria senza Molano ha delle possibilità. In effetti. No, comunque Gaviria dopo il quindicesimo Covid non si perde dopo un secondo. Ma secondo me Gaviria, ma cosa? Io magari. Qui qualcuno aveva fatto anche, non lo so, delle ipotesi alternative, però non. Intanto Matthews 5 gare 3 top 10 è in media, è lui, è perfetto. Questo fa Matthews, si piazza. Allora, poi abbiamo l'Altus in Phoenix. Andare avanti. C'ha poca roba. B&B, andare avanti. B&B, guarda, Mozzato. È vero, Mozzato un piazzamento nei primi 20 lo può fare. Mozzato potrebbe piazzare, non so come, ma si potrebbe piazzare. Poi, Bingol, io vi faccio un nome, l'ho già preso, vi spoilerò. Sì, Timothy DuPont. Non lo sapevo, no. È diventato... È dall'anno scorso che ci tira fuori questo nome. Via. Io vi faccio un altro nome, ascoltatemi. Anche se leggermente dura, Aniolkowski Stanislav. Oh, basta questo Aniolkowski, è tu, Ania, che devi dire. Dai, oddio, ragazzi. Aniolkowski Stanislav. Siamo alla disperazione. Anche se è leggermente dura. Google no, dai, Google no. Siamo alla disperazione. No, Google le strade bianche. Google, no, ma c'è anche qui Google. C'è sì, però qua. Solo le strade bianche va sì, bene. E poi sparisce poi, completamente per tutto l'anno. Poi. Sì, Sport Blanderen, vai, nessuno avanti. Mi sento di consigliare. Arkea, anche qui ne ho preso un altro, Capio. Hai preso il Capio, ce l'hanno praticamente tutti a uno, ma... Attenzione all'idolo del Mullah, Backlen. No, vabbè, ma non penso che vada. Secondo me è sbagliata questa. Io vi questa do un formazione. Altro nome, però, dell'Arkea. Louvel. Vabbè, questi sono i tuoi nomi, Berta. Poi, vabbè, ma io quelli probabili non li posso mica darci, pensate voi. Total Direct Energy hanno una formazione. Louvel merita un momento di silenzio. Che cosa? Occhio a Turgis che comunque è arrivato secondo dietro a Iwan all'inizio stagione, non mi ricordo dove, quella che è appena finita Tour Duval. Quindi Turgis ha dimostrato di reggere bene quella tappa che Sagan si è staccato sul cavalcavia, che poi dopo la vediamo. Sì. Facciamo un po' Lubel terzo alla Vuelta a Murcia. E poi l'ultima squadra 1X Pro, che quest'anno, ragazzi, questi sono partiti come le mine perché hanno vinto già parecchio, e di questa squadra c'è questo Tobias Allan Johansen. Un po' troppo facile, scusate. Mi sembra. No, però non lo so se è adatta. Allora, loro stanno. Hanno due uomini interessanti. Tiller sarebbe Tiller, l'uomo da questa sì. Forza Tiller sì. E Johansen. E io uno dei due lo schiererò, credo. Sì, vabbè, uno si mette, dai, si tenta, uno si tenta. Uno va tentato. E poi quando ci sarà un altro che non è stato ancora menzionato, vi dirò. Dove, come mai non è stato menzionato? No, e non c'è qua nell'Omloop. Ok. Ma sempre della 1X? Sempre della 1X. Comunque è una squadra che è in ascesa, è quella. Sì, è mi garba. Bella cioè, squadra. Sono tutti però danesi. Non, lo so che dici. Charming. Nemmeno lui. Chi è? Allora aspetta. È un nome nell'ombra. Allora va molto nell'ombra. Allora chi è? Vediamo un po'. Carrier Point. Vediamo un po'. Sentiamo noi. Albor, Cenanze, Tiller. Ma Edgar, no, ma Targets, no. Gergard, Scarset, Charming. Traen, Johannessen, Ure, oh, cazzo, sciogli lingua, Ulgard, Ingsudal, è questo qui? Vero, me l'avevi detto?
No. Dillo, dai, andiamo. Varenskjold. Questo, Varenskjold. Che cazzo è? Dai, Berta, c'ha un 77esimo posto, no, quest'anno. Ho capito, ma è... Tour de l'Avenir, cos'è, un velocista, sto qui. Ha vinto sia il prologo che una tappa in... Attenzione. Vabbè, dai, quella è una bella squadra, guarda, ci può venire fuori qualcuno di buono, eh? Sicuramente. È una bella squadra e loro stanno andando bene. Che poi anche Olgard viene da lì, no? Sì, quindi... sì, Olgard viene da lì, l'anno scorso fece molto, molto bene. Ottolina, segno, io. Sì, allora, sì. Questa è bella. Fede Guerra scrive Kovi, Asgren o Olgard? Devo scegliere. Assolutamente non Asgren. Kovi. Perché Olgard Kovi è in forma, Olgard non si è ancora visto, quindi tra tutti metti Kovi, perché qualcosa prova sicuramente. Anche perché Kovi, l'arrivo che ha vinto, gli ultimi 300-400 metri erano su una specie di ciottolato. Quindi e era uno strappo duro tipo Fiandre. Ora ve la faccio, però poi dietro si sono posso fare una domanda? Sì. Una volta al contrario. Sono indeciso fra Aether 2, fra Aether, Pidcock e due ne voglio scegliere fra questi vestiti. Non tutti e tre. Io lascerei fuori Turgis. No, però Turgis così... perché? Ma perché? Turgis... se te ne devi mettere due, Turgi e Pidcock, se te la... allora uno dei due Ineos farà la gara, no? A parte Narváez che ha già però non sai chi, capito? Infatti le metti tutte e due, perché però sei uno sicuro lo perde che... in pratica, o anche ho forse anche però... tutte e due se Narváez fa il numero della vita. Però ha senso se tu ne dovessi mettere uno solo, allora funziona il discorso di Peyo Bilbao, Gino Mader o Dumoulin. A quel punto Rino si consigliava Dumoulin, perché dei due in Bahrain punti Dumoulin, perché magari sei sicuro che lui fa il capitano, poi invece lo fa Chris Carpenter e lo prendi nel... Vabbè, Dumoulin non è capitano di niente, non può essere capitano di niente, ormai se la strada lo deduco anch'io. Neanche se la strada di se sale stesso. Anche del 5 per, del 4%. Guarda, del ne ragionavo col Magro al telefono l'altro giorno, anche lui ha detto una ha mollato, una roba così. No, però stava male, stava male perché aveva passato tutta la tappa. Ho letto da qualche parte che aveva passato la tappa dal medico. Betta, stava male medico. Perché la strada era in salita. Se era in discesa stava bene. Così io se ho letto. Guarda caso stava male lì, stava male. No, lo svizzero. Allora, il ragionamento prima perché poi la diretta su Bike Channel è stata comunque registrata la settimana prima, era solo la prova pilota della trasmissione, quindi poi ci aggiustiamo. Però quella puntata lì è andata in onda, era stata registrata, mullà, correggimi se sbaglio, una settimana prima. Giovedì. È chiaro che se l'avessimo registrata il mercoledì, a parte dopo la crono di Dumoulin, io l'avrei continuato a consigliare dopo quella crono lì che ha fatto. Il problema è che me l'ha fatto un pacco a me, mi ha fatto perdere un cambio, perché io volevo prendere Bardet, l'ho anche consigliato. Invece ho detto, via, voglio dare retta a lui, costa meno. Ho detto, voglio provare. Ma invece, il discorso a logica, poi magari si è sentito male davvero Dumoulin, però il discorso a logica era questo. Ho visto la strada, sì. Se senti, insomma, a parte quello, ma se te hai un corridore da comprare, cioè i due Bahrain, che la domanda che ci fece era Bilbao, Mader o Dumoulin, e noi si disse Dumoulin perché sei sicuro che lì il capitano 90% è lui. Effettivamente era così prima dell'ultima salita anche, di oggi. Anche Mader poi, ieri, scusate, Mader ha fatto poco, però quantomeno nella cronometro è andato a spasso, cioè ha fatto peggio di Hindley, tanto ascoltatela, Hindley non l'ho visto male. Vuole già i flop, i globali, cioè i minus, no, cioè, no, ancora siamo no, calmi, no, ma anche alla fine, cioè, nel senso, meno 2, ma costa 20 Dumoulin, cioè, aspettate, perché Dumoulin costa... si è fatto partire basso, 20, cioè, locali fa 18, cioè, cosa però Mulla c'è da dire che la salita che hanno fatto l'altro giorno era ideale, no, per Dumoulin. Sarebbe stata ideale. Allora, aspetta, Dumoulin a crono è andato bene. Aspetta, guarda, concludiamo il discorso. Quindi come crono passa, perché la domanda era Mulla, perché poi ho aperto io il discorso sbagliato. La domanda era Pidcock, Keiter o Turgis, cioè siccome c'è la scena dei due, io ti dico, pia tutte e due Ineos, uno dei due fa la gara. Per me è fuori Aether. Perché? Perché io all'Algarve non l'ho visto bene.
Ma come no? È arrivato quarto. No, non era in forma. Ma non capisco, scusami, fai mettere Pidcock che è deceduto praticamente in corsa e quell'altro è arrivato quarto. Sì, ma è una gara per Pidcock quella, più che per Hayter. Io non lo vedo. Ma Hayter. Perché? Perché magari vince. No, dimmi perché. Voglio una motivazione, poi ti do retta, guarda. L'Algarve è andato bene, comunque, ragazzi. No, voglio, se mi dai una motivazione valida, ti do retta. Ti giuro, faccio sta scelta. No, è schierano. No, ti do retta, però mi devi convincere. Non lo so, io non l'ho visto, per quei pochi che ho guardato l'Algarve, era sempre lì dietro, che si stava per staccare. Allora, è bravo, il discorso che fa il Betta non posso salita, capire, perché... All'Algarve sulla salita finale dell'ultima tappa non ha fatto anche non quella ha dimostrato che, quella, di essere in condizione, ecco, anche quella che dove perché, sono schiantati Ghita ragazzi, e quell'altro lui ne ha tratto beneficio, mi sembra ne ha tratto beneficio, ma era indietro, non era il solito ma quelle però erano salite nel Michalon, perché qua non ci sono salite relativamente, insomma. Addirittura qui ci sono strappetti e poi si arriva in volata in teoria, un gruppetto. No, allora per Hayter è sicuramente più opportuno vince una home loop rispetto che un Algarve, o fa molto bene all'Algarve. Però Alberta giustamente dice: è vero che sì che è arrivato quarto, ma non ci scordiamo che l'Algarve su 5 tappe, se non sbaglio, c'era una crono di 35 km. Giusto? 30 e qualcosa, sì. Mi ricordo quant'era. Sì, in una gara breve mette 35 km di cronometro, condiziona tutta la gara. Infatti l'ha vinta Evenepoel, che poi in salita non è nemmeno un drago, non ha mai attaccato in salita Evenepoel, però ha dato minutate a però tutti. Però io allora a questo punto voglio aprire un altro discorso. Se Hayter non è adatto per l'omloop, che corridore è? Per me è un Van Aert con la radice quadrata, ad oggi. Cioè è uno che... Sì, è un non piccolo ce la fa neanche per l'omloop che a Van Aert è un piccolo Van Aert, ma nemmeno piccolo io, sì. In quel tipo di gare lì ancora non ce lo vedo. Dove lo vedi? È la domanda, perché era questa lo una vedo questione più di nei giri da una settimana, cioè nelle giri da una settimana. Sì. Tipo Delfinato, uno scalatore ora è? No, non ci siamo, dai, non ci si capisce. Perché la Parigi-Nizza, io lo vedrei meglio la Parigi-Nizza. L'avevo già chiesto a lui, no? L'avevo già chiesto Hayter, a lui. Hayter, guarda, per me può vincere anche la Sanremo. Anche lui, capito? Per me Hayter nessuno mi sa anche la Sanremo, però è un corridore che va forte al cronometro, ha lo spunto veloce, regge sugli strappi. Però se te ti ricordi bene, l'anno scorso il giro di il Great Britain Tour, cazzo si chiama, il giro dell'Inghilterra. Tour of Britain. Reggeva meglio sugli strappi. Sì, no, io l'ho visto veramente male in salita. Reggeva meglio rispetto all'Algarve. Ma non è uno... Cioè, non era quasi... Cioè, sarebbe un velocista resistente. Sul cambio di ritmo si andava sempre in difficoltà. Cioè, e sarà tutta una gara a cambio di ritmo, quella della Omloop. Sì, ma io, aspetta, fermo, ora ti sto dicendo un'altra cosa. Che l'avevo già chiesta a lui... E anche lui non mi ci girava intorno al discorso e non mi ha saputo rispondere. E neanche te ora, capito? Il Berta consiglia il Viti. La domanda, alla fine, non è neanche se scelgo Hayter o no. La domanda è, Hayter, che corridore è? Che corse può vincere? Parigi-Nizza. Ma che Parigi-Nizza? C'è le salite di... C'è il Col di Turini e 13 e 10 km a 2 colli di Turini. E allora cosa vuoi che faccia Hayter? Non era un velocista? Però può vincere qualche tappa. Ho capito, ma io ti dico che corso ma che velocista? Non velocista, è un uomo veloce che però regge bene sugli strappi. Allora, lui che corsa di un giorno, allora ti faccio stare, che corsa di un giorno può vincere? Dai. La Milano-Sanremo. L'Amstel Gold Race. A Milano-Sanremo allora è molto veloce, è uno molto veloce, è veloce. Allora non è uno da Col di Turini. Guarda, ho detto una cazzata. L'Amstel. Non è Van Aert, l'Amstel, appunto, perché se può vincere l'Amstel non può vincere perché l'Amstel. Perché sono diversi. Guarda, ti dico il corridore, potrebbe essere simile a Kwiatkowski, a parte la crono che va ovviamente meglio di Kwiatkowski. È più veloce. Kwiatkowski ha vinto una Sanremo. Cosa dicono in chat? Hayter uguale Stuyven, Amstel, Mullà metti o Wayne Doll.
Ha vinto la Sanremo Kwiatkowski nel 2017 battendo un volata alla Filippo e Sara. Chi batte? Cioè Kwiatkowski non era fermo a tempi d'oro un volata. Comunque a me non, per ora non mi ispira come corridore. No, Eiter, sto, ragazzi, a crono non va, Eiter a crono va, ragazzi, Eiter a crono va. Però non hai risposto. No, io vediamo, il tempo lo dirà cosa può vincere. Magari non vince un cazzo, magari è un Matthews. Non mi puoi dire la Parigi-Nizza. Non mi puoi dire la Parigi-Nizza. No, io ti ho detto, ti ho detto l'Amstel, perché secondo me sono, secondo me Eiter la può vincere a uno, fa qualche percentuali più docili. No, la freccia vallone no, perché la freccia vallone assomiglia all'arrivo che vinse Van Aert l'anno scorso o alla Philippe al Tour of Britain, e Eiter era in difficoltà su quelle pendenze lì. Quindi Eiter sulle pendenze dure non è una cima. Per me è uno che regge le salite un po' più dolci, però all'Algarve non è andato benissimo. È un ottimo sprinter e un ottimo cronome. Queste sono le qualità di Eiter. Per me è un corridore che, se migliora queste due caratteristiche, si può giocare anche un giro a tappe di una settimanetta, non troppo duro. Però io non lo vedo sprinter, uno che regge anche sprinter, cioè non è un velocista. Ma no, nel gruppetto se la gioca, nel gruppetto se la gioca. In un gruppo però la gioca. Ecco, l'unica cosa è che se resistono lui e Pitcock, la volata molto probabilmente la fa lui. Oddio, anche Pitcock, non è che voglio dire, ha battuto Van Aert. A parte, ragazzi, occasione, che la volata la farà chi? Sta meglio. Narváez. No, Narváez non deve fare la volata perché è già davanti. Ok, Lorenzo da ragione a me, Caramelli, scrive simile a Kwiatkowski ma un po' va più forte a Croto. Comunque ti do retta, dai. Eiter alla Trobuoleone. Guarda che se non levi vince. A vedere, Non scusa, gli altri non puoi levare qualcun altro? No, Davide, no, ma Sagan a crono non andava. Eiter, e Sagan era più velocista di Eiter. Eiter non è velocista come Sagan, ma va a crono. Io vado per simpatia. È quello. Eiter sulle classiche può fare quanto Van Aert. Nei giri, che però Van Aert ancora c'ha da dimostrare tanto sulle classiche. È vero che ha già vinto, però al Fiandre, alla Roubaix, c'ha ancora da dimostrare Van Aert. Mi sono scordato uno che secondo me potrebbe far bene a questa... Allora, voi avete segnato Van Avermaet e Nesen, no? Dove? Invece io vorrei dire che della Jet Desert farà bene Stan De Wolf. Ce l'ho. Meglio di Van Avermaet e Nesen, messi però insieme. Non ci credo. E costa solo 5 fantamilioni. Non ci credi? No, aspetta. Ce l'ho, ma non ci credo. Tancredi. Quindi non lo metto. Fermi tutti. Lo metto, però non in campionato. Allora, è la mia super squadra. Io ti faccio vedere una cosa. Io ti posso, hai ragione, è arrivato secondo, ma io ti faccio vedere chi cazzo c'era l'anno scorso all'Algarve, perché parliamo di roba seria, cioè va bene che mi dici che è arrivato secondo e te la passo. No, si sta scherzando, chiaramente. Però bisogna sempre analizzare, ok, arriva secondo, ma vediamo. Marucci fa l'altro, brutti gesti di Marucci che mette Eiter ora che lo levo, però Rodriguez, Joao, che è un corridore semi sconosciuto, le segno comunque. Allora metto Turgia, poi Eiter secondo, Asgren terzo, quindi se Eiter è arrivato secondo, Asgren può arrivare terzo, Lastra, e poi corridori abbastanza sconosciuti, ecco. E il suo gregario Enao è arrivato ottavo. Quindi è vero che è arrivato secondo all'Algarve, ma c'era praticamente nessuno l'anno scorso. Quindi c'è anche da dire questo, quindi occhio a... Nesen, 18esimo, attenzione. Capio, ottimo, Davide Manè, ottimo. Allora, detto questo, apriamo il tema Y Tour. Perché dicevano prima di Ozon, attenzione, dopo anni è arrivato Ozon. Lo stavano aspettando. Damien Ozon quinto, però guarda, la ragazzi, salita di sabato è tutta un'altra cosa. Ragazzi, questa non era una salita, è arrivato Ganna undicesimo. Tutta un'altra cosa sarà. E tra l'altro con una grossa cacata di Plat, perché Magro giustamente diceva, se Plat non scattava, probabilmente Pogacar partiva 200 metri dopo, e probabilmente 5 secondi a Ganna non glieli dava. Sì. Ganna che ne bastava uno, Hanno sbagliato, lo sai perché? Perché come tattica di squadra alla fine ci poteva anche stare, ma tanto poco, cioè, ma chi lo batte? Ma non lo batti mai, ma dove vai? Ma cosa fai? Questo è 10 passi avanti a tutti, ma cosa cerchi di... Ma che tattiche volete fare? Accetta che lui è più forte e vince, punto. Ma tra l'altro anche oggi posto. Ha bucato a 6 km dall'arrivo. Sì, è rientrato in 30. È rientrato in scioltezza. Sì.
Cioè, è inutile che fai le tattiche di squadra, non ce n'è squadra, lui può correre anche da solo, lui è più forte 10 volte di quell'altro, punto, è finito lì. Anche perché la UE è semplice, il ciclismo è sempre sull'ultima salita, come dice Allegri del calcio, non benissimo, Chi? Nella salita dell'altro giorno, la UE nel complesso, no, ma lui ne ha bisogno, no, perché è troppo più forte, capito? Cioè, è veramente anche un altro oggi sport. È lui che si è messo a fare i ventagli. Lui fa un altro sport, capito? E gli altri cercano di arrangiarsi e non capiscono che è inutile. Cioè, è inutile. Lascia perdere. Okay, siamo d'accordo che la salita che farà differenza è quella di sabato. Sì, e chi la farà la differenza? Per sempre lo stesso. Ma io guarda, ho visto, secondo me se la giocano un 4, poi vince Pogacar ugualmente, però arriveranno in 4, come è più dura, arrivano questi 4, quello che si è visto. Vlasov, Yates, Hirt e Pogacar. No, Hirt no, dai. Hirt, ragazzi, Hirt andava l'altro giorno, c'è poco da dire, Hirt andava. Sì, però non è che arriva quarto, vabbè, forse Bardet, però quei quattro lì arrivano insieme, secondo me. Poi magari Hirt, non lo so, però Hirt è andato bene. Per me poca c'ha gli stacchi, ora non saranno distacchi da un minuto, però siccome la salita lì, se ve la ricordate, è una salita che l'anno scorso a 3-4 hanno dato un minuto, lui e Yates hanno dato 48 secondi agli ma altri. Perché quella salita lì è il tratto centrale è tutto al 7-8%, ci sono 4-5 km al 7-8% e poi in cima spiana, quindi praticamente se in cima sei un gruppettino di 2-3 ti inizi a dare cambi e dietro non trovano l'accordo, prendi un minuto, perché gli ultimi 2 km sono abbastanza facili e si fa la differenza. È vero, quindi... ha vinto anche il traguardo volante, è vero, no? Sì, ha vinto, ha preso due secondi. Cioè, così per sport, capito? Cioè, sì, ha aperto un ventaglio per sport da solo, senza la squadra, e poi sono andati via un po', fino al traguardo volante, poi si sono rialzati. Vabbè, ragazzi, dai. È clamorosamente superiore. Poi, è chiaro che l'unico non ti va sempre bene, nel ciclismo c'è forature, cadute, cazzi e mazzi, però... Ma perché devi buffare, scusa? No, non la sto occupando, però in generale sì, perché se non le forature niente, le cadute. Ma Roglic l'anno scorso era l'unico che li poteva tenere testa, ciao, quindi è normale che se non succede nulla questo ha già rivinto un bordello di orsi quest'anno, perché è più forte, è nettamente più forte, un altro passo. Meno male, dice, c'ha avuto il Covid, hai visto, si diceva... Sì, ragazzi, nel senso, ma cosa gli fa? L'unica cosa è che l'anno scorso, quando fecero quella salita lì, quella più dura, che però, vabbè, cioè, attaccarsi ai miracoli, Yates aveva già tipo 40 secondi che aveva beccato a crono. Adesso sono Vlasov e Yates sono a 18-20. Sì, se la però diciamo, è praticamente diciamo impossibile. Cioè, se ci fosse un umano, potrebbero anche sperare di recuperarli 18 secondi. So che con Pogacar già tanti sono da lui. Ma poi questo ragazzo è veloce, questo vince. Cioè, non è che... E poi anche in scioltezza. Sì, cioè, questo c'ha tutto, ragazzi. Va a crono. Questo è veramente il corridore più completo degli ultimi, non so, 25 anni. Polkagame nel frattempo sospetta delle cose. Polkagame, dai. No, a parte superiore, tutto, io avevo cercato Fede Gufo a tifa Roglic. Ragazzi, ho preso Roglic quest'anno, quindi devo fare le macumbe, porca puttana. Vabbè, il secondo è comunque sono tanti punti, Sì. Vabbè, te non ce l'hai Pogacar, cosa ragione? Non è che io tifo Pogacar da sempre, dall'inizio, da quando vinse il Tour di California. L'hai scoperto te. Il Tour di California, te ricordi? L'ho preso subito al mercato. Ma perché aveva vinto l'Algarve? Aveva vinto l'Algarve? No, aveva vinto l'Algarve. Forse sì, aveva vinto l'Algarve. E io però mi ricordo poi i Paesi Baschi, arrivò sesto, che si vedeva che andava veramente... Ascolta, 2018... Era veramente giovane al giro dei Paesi Baschi, perché l'Algarve è un conto. No, 2019,
Pogacar ha vinto l'Algarve e te lo prendesti dopo l'Algarve. No, dopo Paesi Bassi, arrivò sesto, dopo Paesi Bassi, arrivò sesto. Perché arrivò sesto a Paesi Bassi, perché l'Algarve ancora non era affidato. È l'anno del secondo posto alla Vuelta, del terzo posto alla Vuelta. Sì. L'ho preso nel mercato di mezzo dopo i Paesi Baschi. Mulla, ti chiedono se sei contento di Philipsen in chiave fantaciclismo. Dice, ragazzi, si è sempre detto che Philipsen quest'anno era il mio dopo uomo, Jakobsen, consigliato... dopo Jakobsen e Iwan quando ha voglia di fare gli sprint, c'è Philipsen, ragazzi, si è sempre detto quest'anno. Sì. Infatti tutti, se ti ricordi Mulla, quando si invece vede la quotazione di Philipsen, tutti a offendici, perché oh ma Philips è 40, ma che chi cazzo è, ma cosa ha fatto, ma cosa fa intanto no, cioè secondo me Jacobs è più forte un gocciolino, però dietro c'è lui, è che Jacobsen c'ha la squadra un po' meglio, cioè leggermente più forte, ma secondo me anche lui forse è un po', cioè più sullo sprint secondo sentite? Me mi sentite? Sì. Secondo me, guarda, sullo sprint puro, Jacobs è più forte. Però anche oggi Philips... è arrivato lì negli ultimi due chilometri. Philips ha in più che secondo me può reggere anche nelle classiche un po' più dure, mentre Jacobs no. Jacobs è un velocista puro. Alla Cipollini, nel senso, per capirsi, no? Proprio Jacobs, velocista puro e semplice. Polata, lo porti lì agli ultimi 300 metri, 200 metri, vince sempre, secondo me. E Philips è uno un po' più completo, però meno, c'ha meno forse, cioè c'ha qualcosa in meno sullo sprint proprio rispetto a Jacob. È uno che può vincere anche una classica, secondo me, è un po' più impegnativo. Infatti, quello che dicevo io è che Iwan potenzialmente è un McEwen, no? È uno di quelli furbi, è atipico che magari esce dalla scia, sa prendere bene la scia anche senza treno, fa le volate, forse con questi due lo voglio poi vedere, è il velocista forse più pericoloso, però questi altri due sono forti, quindi questi tre più sono giovani, poi ragazzi sono più giovani, quindi Iwan è fase, e ricordiamoci ragazzi che se Jakobsen non perdeva una stagione intera, questo aveva ancora più forte, ancora ma più voi forte. Vi rendete conto che fino a metà dell'anno scorso non sapevano rientrerà, è vero, faceva questi discorsi sì. Cioè, ma paradossalmente Groenewegen, che è stato quello che della caduta famosa del Giro di Polonia ha avuto forse meno danni di tutti rispetto a chi cadde, c'era Serro non si è più ripreso. Jacobs sembrava finito. Groenewegen è quello che ha avuto meno danni di tutti. È quello che non si fece praticamente niente. Però... la clavicola, credo. Però attenzione, perché Groenewegen di queste due volate sono la squadra. Fermo, oggi nella chat della Lega diceva il treno della Bike Exchange male. Cazzo tuo, si è voluto andare lì, eri nella Jumbo, si è voluto andare lì per cosa? Per fare Tour de France, per fare l'estroso. Ora No, oggi, cioè io avevo detto che c'era la squadra tutta per lui, ma oggi è stata una roba impresentabile. Ma chi c'è andato? Chi è che ha scelto la squadra lì? Ragazzi, allora lui quando si è presentato le squadre, ora ve la faccio vedere la squadra, perché quando si è presentato le squadre io condividevo il pensiero del Berta, si è rivelato un flop totale, soprattutto questa è la squadra oggi... Sì, Berta, ma non l'hanno mandato via dalla Jumbo, è lui che se n'è andato, è giusto, è giusto che si merita questo treno maledetto. Che poi a nomi, cioè lo guardavamo l'altra volta, non sembrava così. Guarda, ragazzi, fermi, me la do io la risposta. Basta vedere il DS della squadra. È proprio lui. Metti l'anima. Grande. Come fai a vincere quando c'è Metti l'anima in macchina? Abbiamo chiuso l'argomento. A posto, cioè, come fai a vincere con Matthew? Io se fossi stato Groenewegen, avrei chiamato. Sì, ma il contratto mi garba, il treno non è male. Chi c'è in DS e Mac? Matthew Wyman. No, grazie, ragazzi, rimango alla Jumbo, grazie. Dunque, un altro che non ha il treno è Viviani.
ma qui si anche sapeva lì, però... anche lì stesso discorso, cambia, lo sapevi nelle volate di oggigiorno. Viviani senza treno, Viviani senza treno subisce. Bertà, lo sapevi te, lui lo sapeva. No, per dirti. Allora, peggio per te. Se hai voluto andare lì, io sto andare... giustificando, però sto no, dicendo. Cioè, però scusa, io non capisco. C'è una persona però che fa una scelta e quindi si attacca. Oh, domani vince Crone Vegas, stai a vedere. Sicuro. E secondo me. Treno spettacolare, Magic. Apre allora, la pista. Si è visto nella prima volata che Crone Vegas era piazzato discretamente bene. Oh, Antonino Cannavacciolo, ma troppi hanno il culo. È lui vero. Come ti fai dire? Sì. Basta il culo. Adesso lo eliminiamo per lui. Nella prima volata non era piazzato male. Infatti stava anche quasi per poi si è buttato in un pertugio che non c'era, però era cioè lo sprint lo stava facendo discretamente Crone Vegas, nelle altre due evaporato completamente perché non lo riescono a portare lì. Comunque allora Berta, parlaci di chess ball. Mamma mia, ti ha detto che si sarebbe ripreso, ma ti rendi conto che stato sei? Oh. Peggio di lui. Sei. Guarda, aspetta, però allora, Chess Ball ora ufficialmente è il peggior velocista di tutti i tempi. Perché no, allora, tempo... no, fermo. Berta, Cannavacciolo ti può prendere a schiaffo. È un grande Cannavacciolo. No, allora, è il peggior velocista di tutti i tempi, perché non è più un velocista, è un paradosso, cioè un velocista che... non più che, però, che non fa le volate, che non tenta nemmeno di avvicinarsi alle oggi è... quando vede la flamme rouge nell'ultimo chilometro inizia a toccare freni lui. Il primo giorno ha preso 19 secondi, cioè io ti voglio dire una cosa, ma però allora a questo punto perché, cioè, da dove deriva l'appellativo di velocista? Cioè, perché lo chiamiamo ancora velocista? Ha vinto una volata, Sì, no, allora, quindi è un però sta contrario. Facendo anche lui passi avanti perché oggi è arrivato al 24esimo. Il primo giorno ha beccato 19 secondi in pianura, io non so cosa abbia fatto, ma ha beccato 19 secondi. Perché lui va indietro nel tempo, invece di fare volare. Ma indietro si ritrova... Lui praticamente va avanti, si trova un po' nel gruppo. No, tra l'altro, delle prime due volate, di due, non hanno fatto mezzo. Oggi Dainese ha fatto settimo. Vabbè, Dainese quantomeno ci prova. No, Dainese però è un velocista, dai, abbiamo un po' di fiducia. Lui va indietro nel tempo. Lui va avanti, torna indietro in fondo al gruppo, si ritrova a 10 metri dal gruppo, capito? Secondo me è così. Possiamo dargli un soprannome, Emmett Brown, poi chissà di ritorno al futuro. Emmett Brown lo chiamiamo, cioè svole Emmett Brown. Femi, voglio dire di più, nonostante un terzo posto c'è una persona che negli ultimi periodi si sta avvicinando a questa cosa. Si sta seguendo la stessa strada di Matthews prima, di Boll e di De Mar. No, allora fino a quello non ci siamo ancora arrivati. Okay. Allora, dai, terzo posto. Dai. Ackermann, vergognoso. Anche lui Ackermann, però senza squadra. Un velocista senza volata. No, ragazzi, ma come Michele Giorgio non sa chi è il maiale? Vatti a rivedere la sintesi del processo alla tappa del Giro d'Italia, trovi l'altro processo, si chiama il video, lì c'è dei sunti del maiale che ogni tanto appare, c'è una sintesi, capisci chi è il maiale. Comunque vai sul profilo Instagram del maiale di Serbatelle e lo trovi. Comunque... C'è quella gente che crede in Boll. No ragazzi, sì, Boll... Sì, sì. C'è uno che ha detto che saremmo costretti ad alzarlo. Sì, a zampate, dalla seggio. Intanto io lo calerei lui in questo iTour, perché non è più un velocista e quindi dovrebbe andare ancora a meno. Comunque dicevano tutti, ragazzi, questo Koi sta facendo quello che faceva Decker l'anno scorso.
è veramente partito bene. No, Decker si piazzava, cioè oggi ha fatto secondo, Decker aveva fatto secondo, quarto. Sì, però Coy sulla falsa riga, no? Sì, andato bene. Sì, oggi molto bene. Perché anche lui, quando è piazzato bene, ha un gran bello spunto. Yes. Il problema al giorno d'oggi è arrivare nella posizione giusta. Però ragazzi, è sempre giovane lui, cioè le prime volate praticamente che fa. Ha fatto bene anche Manuccelli oggi, ha fatto un po' una volata tipica oggi, sinceramente. No, tutte e tre sono state tipiche. Sì, questa un po' di più. No, però tipo Cavendish ha vinto in maniera furba, è partito bene, ha anticipato e Phillips non ha avuto la gamba per superarlo. Però sono state delle volate po' atipiche. Quella di oggi sono un po' veramente delle guerre adesso. Sì, è vero, sono troppe. Perché manca un treno che parte come c'era tempo di Cipollini e come qualche volta c'è stato anche tempo di Petacchi. O guardate, una stronzata, De Mar del Giro d'Italia 2020. Cioè, era una bella squadra, si metteva lì a 2-3 km. Tutta per lui. Partiva e li tirava alla volata. Era solo lui. De Mar in quelle condizioni lì, tanto ha qualcosa in più può dire. In questo caso qui, che non ha la squadra, che sì, c'è la Groupama, però è non sempre ha... la stessa, ma non sì, adesso no, ce vabbè, ne sono tanti ragazzi, così sono ma ce ne sono, bravo, quando c'è la lotta e tutti si mischiano, alla fine è difficile. Comunque ragazzi, fuori. Io ho visto un segnale dappertutto, cioè l'unica certezza qual era finora di questi treni, no? La Quick Step e Morkov. Anche ho quello. Visto dei segnali di cedimento. Sei un po' incantato, Morkov. Anche incantato. Perché Cavendish, quando ha vinto, non ha mica seguito Morkov. Vabbè, no, è però... vero, ha anticipato. Capito, è partito per cazzi sua. Questa domanda qui, ragazzi, come noi non abbiamo la capacità di rispondere, però ci sta che probabilmente la facciano fuori dal World Tour, può essere. Non è World Tour, però. No, dalle gare World Tour, che se c'è gli inviti scarseggeranno, secondo me. Io spero no, perché queste sono stronzate, perché lo sport è un discorso e la politica è un altro, e quindi non si può fare queste ritorsioni. Io sono contrario completamente, la politica non c'entra niente, questo è lo sport ci sono dei ragazzi lì o dei corridori che hanno uno stipendio, fanno le corse e non gliene frega niente della Russia e dell'Ucraina, quindi cioè, veramente spero di no, perché cioè, un conto è lo sport, un conto è la politica, è bene che stiano separati. Comunque, io volevo dire una cosa, nonostante siano delle gran guerre le volate, soprattutto in queste tre volate qui del The Way, però per ora, incredibilmente, non ci sono ancora state cadute grosse. Eccoci, domani disastro. Non ci credo che l'hai detto davvero. Dopo 3 ore e un minuto hai avuto il bisogno. Io mi prendo le mie responsabilità. Non ci posso credere. Ed è quasi incredibile. Io ci ribadisce, capito? Non è che non gli basta. Via, vai, ormai è fatto. Vai. Comunque ci vai, chiedevano della crew, ragazzi. Il percorso Jakobsen, Fabio. Sembra difficile, però è secondo me anche più facile della home loop, fondamentalmente, perché l'ultima salitella è veramente molto distante. Si parla di quasi 50 km, forse di più di 50 km. Quindi è velocissimo, ragazzi. Quindi i consigli sono semplicemente ruote veloci qua. Tutti i velocisti che ci sono da schierare, molto semplice. Una Pro Series ci sarà per le leghe nella nostra app, e quindi niente. Berta, dammi una mano. Allora, nella parte finale, facciamo un po' la sintesi. Qualcuno dice giustamente, cioè nel senso, qualcuno giustamente fa notare che in effetti le strade sono abbastanza larghe, non sono sì, però proprio... per le volate potrebbe essere una cosa sfavorevole. No, non l'ho sentito, Samus, diceva al Mario. Perché si piazzano da tutte le parti con quei treni, poi vanno da una parte, vanno dall'altra, cioè io... Quindi, via, vuoi questa caduta? Hai bisogno di... No! Domani il contatto con l'unico spettatore presente, strage in volata. No, però io rispetto a quelle dell'anno scorso veramente noto che c'è una guerra in totale quest'anno.
totale nelle volate. Vabbè, perché tutti temono Chess Ball, capito? Quindi ma poi perché, tutti ma, perché ma quanti velocisti ci sono? Tantissimi. Ci sono 10, 12... No, diciamo che guarda, rispetto all'anno scorso, a parte oddio, anche l'anno scorso era partita così la stagione, poi il problema è che i velocisti da, dopo il giro si sono persi tutti, si sono perse le tracce dei velocisti. Anche l'anno scorso Bennett era partito bene, quindi aspettiamo un attimo. La stagione sembra favorevole alle ruote veloci, cioè sono ritornati finalmente. Però è difficilissimo però, beccare quello giusto. Ma perché ce n'è tre superiori e poi ce n'è altri 4-5 subito dopo. Cioè, sono tanti velocisti che si possono giocare una vittoria. Ha detto ieri che come cambia l'atteggiamento di un corridore con la famiglia da uno che è giovanotto per capirsi. Quello che dico io da una vita. La ragazzi. Vecchia teoria. La vecchia teoria. Di, la teoria Scimolai. La dai, il libro di Valentino Rossi, io e Scimolai. Io e Scimolai, sì. È quella cosa lì. No, ti dicevo Berta, dammi una mano perché abbiamo vediamo se le recupero allora abbiamo il Tour du Var, 3 minuti giusto di sintesi del Tour du Var. Tanto è presto, vero? Sì, è prestissimo. Tour du Var, andiamo... gran ottimo team Velles che poi però si è fatto allora nel frattempo sì, te parla c'è il Tour du Var e io faccio. Allora, prima tappa. Eccolo qui, aspetta che andrà prima il video. Tappa che è quella che dicevamo prima, Iwan in volata su Turgi. Qui praticamente succede che Sagan viene staccato. Sagan viene staccato e qui fa molto un segnale sudato, brutto. Molto bianco. Un segnale brutto. E qui la Lotto fa una bella volatina. E Iwan agile su Turgi, agile, ma Turgi si è fatto una bella volata, no... cioè, ha vinto vabbè. Abbastanza sì, vabbè. È chiaro, vorrei... cioè, ci terzo Buonni sì. Non ricordo male sì, quindi questa seconda tappa quando Quintana sembrava aver vinto, Velles torna sotto e lo batte in volata. Sì, è stato bello, sono stati 3 giorni di gare interessanti queste qui in Francia, perché a parte la prima giorno che era una volata abbastanza quasi scontata. Guillaume Martin, attenzione. Lo scatto inutile di Guillaume Martin, che come sempre parte e tiene un'andatura regolare per poi farsi riprendere dal gruppo. Regolarmente. E farsi staccare regolarmente, anche quello. È tutto regolare, è il corridore regolare. Sì. È regolarissimo. E lui mantiene sempre la stessa velocità, fa anche regolarmente le fughe bidone. Sì, sì, lui è proprio Velles rientra, quindi occhio a Velles per questa Omloop perché ha dimostrato abbastanza in forma. Quintana nella sua classica posizione da cronomen che si fa riprendere e poi perderà la e poi vincerà in volata. Io qua ho visto un ritorno di Thibaut Pinot nelle prime posizioni. Sì, ma il giorno dopo. Sì, il giorno dopo. Sì. Qui vince Velles che prende la maglia e poi dopo cominciano tutti ad attaccare. Sì, inizia tutti ad attaccare perché queste gare sono belle perché si gioca talmente in pochi giorni di gara e se uno salta, arrivederci e grazie, che secondo me loro guardano anche poco il potenziometro, tutte queste robe qua e sono più spettacolari. Cominciano ad andare, Velles si butta in discesa per cercare di recuperare Quintana e Pinot. E Pinot e Quintana. Pinot che ha dichiarato in un'intervista che quando è in forma può battere chi vuole, chiunque. Pinot, attenzione, in un tratto di leggera discesa, Pinot si stacca improvvisamente da Quintana. Però lui che non era in forma, sennò può battere chiunque, Qui abbiamo Storer che si rivede davanti con Velles a fare il gregario di Pinot che sarà staccato prima. Sì. Che può battere vince Quintana chiunque, agile davanti a Guillaume Martin e Velles. Il mese di febbraio è il mese degli innamorati per San Valentino e il mese di Quintana. È ufficiale, ormai cioè, non c'è niente da dire. Con la bottiglia da bere. Sì. Giovane Quintana che c'è, dalla faccia sembra ci abbia 77 anni, cioè una roba allucinante. E ricordate che Pinot se in forma può battere chiunque. Voleva anche, cioè comprendeva anche Pogacar, cioè il Roglic, perché chiunque è chiunque. Sì. Poi abbiamo la Road du Sud,
video montati dal nostro Marrucci. La ruta del sol. Sì, dai. C'era una gara che si chiamava Ruta del Sud. Esisteva. La ruta del sol. Vai, Berta, commenta. Allora, questa qua è colpa tua. Aspetta. Prima tappa, vince il corridore della Sport Vlaanderen. Ah, oggi è vero. Ergoz. Sì, questa è un po' a sorpresa, direi. Cioè, addio. Ma perché erano in fuga e poi hanno un gruppo un po' dormito, gli ha lasciato una giornata di gloria. Sì. Hanno lasciato. Questo è risultato come un matto, sembrava morto. E poi qui è la tappa di Kovi. Esatto, questa è la tappa di Kovi. Qui c'è l'attacco di Wout Poels, che poi viene ripreso. Poi attacca Kovi. E qui si commentò anche l'altra sera, l'altra volta in diretta. Esatto, e qui guardate dietro cosa combinano. Sono lì a praticamente 5 metri, esatto. Kovi è già poi partito da un po'. Poi Miguel Angel Lopez, guardate cosa combina lì. È il corridore della Movistar. Della Movistar, sì. È lui che fa casino. Fanno un patatrack e alla fine poi perdono quei secondi decisivi e Kovi vince. Comunque fa una grande azione Kovi perché riesce a resistere e fa un grande... Anche lui morto. Seconda vittoria ad inizio stagione. Quindi... Sì, la Vuelta a Murcia. Poi, terza tappa. Qui, secondo me, è la tappa Magnus del genio. Magnus Sheffield vince su Simon Clark, che Berta l'ha detto come probabile vincitore della Omloop, se non sbaglio. Attenzione a Clark Simon e The Wolf. Terzo, quindi abbiamo due nomi detti da Mullah e Berta. Sì, qua erano... Cos'era? L'avevano staccato Kovi? Sì, avevano staccato Kovi, era rimasto dietro, c'era stato una selezione a metà gara e sono arrivati praticamente un gruppetto alla fine, qui c'è la caduta di Casino Narváez, che vincerà la Omloop invece. Che vincerà la Omloop e qua se la vanno a giocare, beffa diciamo tutti in contropiede. Non è questa quella di Kovi, guarda che c'è lì. Sì, no. Non è questa quando che staccarono Kovi. Arrivò settimo, hai ragione. Questa vince Sheffield, che è la prima vittoria da pro della Ineos, secondo Clark, terzo The Wolf, quarto Turner, quinto Van Zevenaert, sesto Poels, settimo Kovi, poi Simon Yates, Lopez, Devenins e Lutsenko. E qui c'è il patatrack della Stana. Sì. Qui staccano Kovi nella quarta tappa. Quarta tappa dell'Andalusia. Sulla prima salita, e qui c'è il patatrack della Stana perché praticamente c'era Lutsenko e Lopez. Lutsenko decide di attaccare portandosi dietro Poels. Lutsenko decide di collaborare, tra l'altro, il magro ha detto che ha sentito Martinelli in ammiraglia il giorno stesso, la sera stessa, ha detto che erano sicuri di vincere con Lutsenko in volata, invece Poels ha detto anche che comunque essendo in pochi corridori non sarebbero riusciti a tenere la corsa chiusa il giorno dopo, è per quello che hanno lasciato la maglia. Ottimo, abbiamo visto un Van Zevenaert quarto, quinto Yates, Van Zevenaert terzo, quarto Yates, quinto Caruso, sesto Christian Rodriguez della Total Direct Energy, corridore da tenere d'occhio. Quest'anno è l'anno dei Rodriguez, Oscar Rodriguez, Carlos Rodriguez, Christian Rodriguez. Oscar Rodriguez non è andato male della Movistar. Lo sai anche te, anche insisti ancora su di lui. È l'anno di Rodriguez, ragazzi. Qui invece c'è la resurrezione di Kamna Lennard. Che era dato disperso per problemi insomma di testa, fondamentalmente. Depressione. È l'ultima tappa dell'Andalusia, si decideva, arriva la fuga, con peccato, un fortunato che per poco non fa il colpo. Ha perso l'attimo. Perché era in rientro sul cam e arriva secondo. Terzo, se non sbaglio, Kovi. Un'altra volta, quindi Kovi nuovamente piazzato.
invece quindi... dietro praticamente non succede nulla, forse tiene la maglia e vince il giro. E vince, anche perché vince la salita non era, la ruta del sole. Non era impossibile. Che c'è, Mula? No, era bello, ecco spiegato il perché dei tour vinti da poker, cioè l'assenza di Pinot. È giusto, è giusto. Abbiamo l'ultimo, vi facciamo vedere l'Algarve. Eccolo qua, l'Algarve. Abbiamo sintesi dell'Algarve, montata sempre dal nostro Lorenzo Marrucci in regia. Allora, intanto ho visto un De Klerk tirare, che però dovrà stare fermo qualche settimana per una pericardite. Sì, dovuta al Covid, fra l'altro. Sì, qui la volata dominata dal nostro amico signor Jacobsen. Jacobsen su Cocard e Christoph, comunque dietro una trenata paurosa di Evenepoel. Quindi dimostra di avere una grande accelerazione. Poi c'è il primo arrivetto in salita, e quello dove l'anno scorso Evenepoel dette la paga a tutti. Quest'anno invece sta buono fermo lì. E cosa succede? Succede il patatac su questa attenzione curva. Attenzione, Ghita e Foss. Ghita e Foss si incatraccano e dietro arrivano Battistella, se non erro. Anche Battistella che si dovrà poi ritirare all'ultima tappa per un problema. Sì, Battistella, Eiter, McNulty. Grande Cannavacciuolo. A Napoli intossicherò Almeida, così vi eviterò le orribili prestazioni. Grande. Quindi caduta di Foss e di Ghita. Io Foss comunque mi sta piacendo quest'anno. Non so, ho un po' questo presentimento, sia un buon anno per lui. Vince Godù su Battistella e Eiter. Siamo alla tappa 3. Anche Foss è bravo, però ragazzi c'è Roglic, Vingegaard davanti. È così, però al giro attenzione perché sono lui e Dumoulin, e visto questo Dumoulin sì, no, al giro farà fa bene, ha già fatto bene, non è che... qui nuova volata, Jacob, leggermente in salita questa volata, leggermente, e qui nuovamente Jacob su Merlier, attenzione, che si rivede Cocard e Christoph e Hofstetter e Jordi Meus settimo arriva. Però attenzione, Merlier si rivede. Però quest'anno Merlier per ora non è partito alla grande. L'anno scorso era partito un pochino meglio. Qui invece c'è il dominio assoluto di Evenepoel. Ragazzi, Evenepoel qui... Bisogna aprire un discorso. Qui. Poi, ha dato quasi un minuto... Qui bisogna aprire una parentesi lunga, anche se è tardi. Stoppo il video aspetta, dai, intanto lo faccio andare. Di, apri la parentesi. No, nel senso, sapete che io ho sempre criticato, no? Però, sì. Perché lo critico? Perché io non capisco come un corridore del genere, che secondo me in pianura o in classiche mosse, vallonate o con un po' di salita, strappi, secondo me potrebbe arrivare forse quasi sempre da solo. Perché secondo me in pianura, cioè non in salita, diciamo, no? Non in salita, nessuno va forte come lui, nessuno, nemmeno Gamba. Secondo me è veramente una potenza incredibile. Però sì, si intestardisce che vuole essere un corridore da corsa a tappe, vuole vincere il giro, la vuelta oppure il tour. Ma perché, io mi chiedo, ma voi lo vedete che la conformazione fisica non è da scalatore, ragazzi, c'ha due cosce, sono veramente, cioè, sono grossissime, cioè, questo c'ha una potenza che secondo me se fa non lo so, una qualsiasi classica in Belgio, questo arriva da solo con un minuto di vantaggio. Non capisco perché deve andare a fare le salite di 20 km o di 15 km, che non le farà mai probabilmente, a meno che non si stravolga completamente, faccia una follia, si rovini la vita. Io la vedo veramente così, non capisco, ma oppure non ci capisco niente di ciclismo. Io vedo una cosa quest'anno, vedo rispetto all'anno scorso o agli anni scorsi, prima della rovinosa caduta a Lombardia, io lo vedo meno prestante sulle salite, perché queste due salitelle sull'Algarve non l'ho visto con una gran gamba, onestamente. Cioè era lì, però... si vedeva che magari era quasi a tutta. No, poi queste erano corte, eh? Era, sì, niente di particolare, però il Remco Evenepoel dell'anno scorso, di due anni fa, questo partiva. Invece è stato più conservativo. L'abbiamo visto a Lombardia, è esploso. Cioè appena c'è una salita un po' più... Sì. Un po' più salita, però... esplode.
Appino parte... in forma, è quella forma. La precisazione. No, però, voglio dire, Berta, che secondo me Evenepoel quest'anno va ancora più forte in pianura, cioè va ancora più forte, è anche migliorato, secondo me, come ha lanciato le volate a Jakobsen, secondo me è migliorato anche proprio nella velocità di punta, cioè è veramente forte. Sì, sì, ha fatto, ma anche prima del giro della Largo aveva fatto un altro giro di una settimana, quello dove ha vinto Vlasov. Ha fatto la Valenciana, è arrivato secondo. Anche lì, quando arrivavano nelle tappe in pianura, faceva delle trenate assurde. Sì, ma io perché assurde. Non le sfrutto? Però nella tappa in salita, dove Vlasov ha vinto e ha dominato, lì si è piantato. Gli ultimi due chilometri andato in crisi totale. 40 secondi in due chilometri da Vlasov. Ma io mi chiedo, ma ragazzi, ma perché? Perché? Perché secondo me non è nelle sue caratteristiche. No, perché insiste? Perché insiste? Perché così a tutti i costi. Ha 20 anni e 21 anni. Cazzo, 21. Ho capito, ma nel frattempo potrebbe vincere delle corse che non fa, per cui non si prepara. Potrebbe vincere. Esatto. Quest'anno va solo alla Freccia Vallone, che non la può vincere. No. A meno che non parte da... Guarda, forse per la tipologia d'arrivo, se l'arrivo dell'Amstel è il suo... No, l'Amstel dopo il Kauberg, se c'è quei 3 km di pianura, 3-4 km... Ascolta, secondo me se si prepara per le gare di un giorno le può vincere tutte, tranne Lombardia. Però, non lo so, perché anche Lombardia dipende... Perché comunque, per l'anno scorso era più facile, non ti crede. Ed è scoppiato dopo aver fatto il fenomeno per una settimana nelle gare italiane. È fattibile, nel senso, non è impossibile, è fattibile, dai. Sì, però deve arrivare in gran forma, perché lui appena... C'è o una pendenza un po' più alta o soprattutto una lunghezza un po' più lunga. Ci credo. Con quelle cosce lì è dura. No, secondo me lui diventerà un rivale tosto per Bissiger e Ganna per il campionato del mondo già quest'anno. No, rivale, questo vince. Con Ganna tra i 30 e i 40 km se la gioca. Ma questo è migliorato, migliorato tanto. Ah, però la trama spaziale, ragazzi, è forte. Può ancora migliorare. Però io, come giustamente dice il Mulla, con quelle caratteristiche fisiche, proprio prettamente fisiche, io non lo vedo. Ma non io lo dicevo prima. Cioè, ragazzi, per vincere il Giro d'Italia deve andare forte sulla marmolada. Come fa lui ad andare forte sulla marmolada? Cioè, onestamente... Deve trasformarsi fisicamente. Come però non ha fatto una sega al cronometro. Le ossa sono lunghe. No, può peggiorare un po' il cronometro, può andare migliorare. Però uno che di natura è così cronoman, è dura. Anche secondo me. Comunque, continuiamo la disamina. Evenepoel stravince dando 58 secondi a Kung, campione europeo. Cioè, no, al primo arrivato. Sì, e 1:05 a Eiter. E Tobias Foss, che comunque non è lento a cronometro, e McNulty, 1:30 a McNulty ha dato, ragazzi. Cioè... una roba allucinante. E tra l'altro McNulty non è mica in cattiva forma. No, infatti è andato veramente, cioè, in un'altra categoria. Dai, questa è l'ultima tappa e qui qua Evenepoel gestisce. Ad attaccarlo sulla penultima salita, cioè questa la facevano due volte, una c'era l'arrivo in cima e l'altra un po' prima. E Evenepoel gli sta dietro a ruota facile. Poi si mette lì, fa il ritmo. Questo è e poi a un certo punto si stacca perché tanto aveva già vinto il tour. No, sì, però... si è staccato perché non ce la faceva e poi ha fatto finta e ha detto che si è fatta apposta. Per me uno non si stacca mai apposta, non esiste, non ho mai sentito nessuno. Guarda, vedi lì, si mette sai anche una cosa, il cambio di ritmo in salita non ha per niente. Non ho mai sentito nessuno di che Il Ghita manco fuori a scava un'altra volta, non so se l'avete notato. Sì, ragazzi, guarda. Ha rischiato due volte. Scusami Ghita se te lo dico, perché questo è un deficiente. Perché anche quello è che è cascato anche Arthur de France l'anno scorso. No, ma è il senso buono, Ghita, il senso buono te lo dico, il senso buono. Però abbi pazienza. Lontano dai... Guarda,
Guarda, perché devi fare queste sbandate? Perché devi fare queste sbandate? Guarda, perché era tutta, non capiva più niente. Guarda, risbanda un'altra volta. Ma porca puttana, manca poi se ne incrociano un'altra volta. È la sua tattica, ti fa allontanare. Pure io do ragione al Mullai. Bene, pure qui ha visto non ce la faceva, se l'è presa ha con detto, calma. Sì, ho visto, sì, come no. Se ce la facevi vincevi, anche quello. Ma, che dici? Poi non è competitivo lui, vai. Ma. E questa è la fine dell'Algarve, un Algarve con un bel parterre. Evenepoel su McNulty, Martinez terzo, Eiter quarto. Un altro dell'Archea interessante, certo. Ottavo posto. Chi è? Gernalek. Che non va male al cronometro e non va male in salita. Questa gente qui sparisce dopo febbraio, dai. Ricordiamoci sempre che viene tanto sport, ragazzi. No, ma noi diciamo che è forte, assolutamente. Non è, no, diciamo è fortissimo, però. È che secondo me ce l'hanno venduto come uno che può fare il Pogacar della situazione. Ragazzi, Pogacar è una roba, e Evenepoel è un'altra. Cioè, come parlare, non so, di Cristiano Ronaldo e Buffon. Sono due grandi calciatori, ma fanno due ruoli diversi, dal mio punto di vista. Poi, non lo so, Mulla, te che dici? Per me, cioè, no, ce l'hanno venduto quasi come Pogacar, no? Ipoteticamente, sì, no. Te l'ho detto, Pogacar è uscito più da, non ti dico dall'anonimato, perché comunque si sapeva che era forte, però sì, un po' meno in pompa magna. Evenepoel l'hanno pompato a manetta, però attenzione che Pogacar è molto più polivalente ad ora di Evenepoel. Sì, certo. Ma Evenepoel è fortissimo, è un fenomeno, ma non in salita. E lui vuole andare bene solo in salita. E allora, ciao. Che ti devo dire? Comunque direi che dopo 3 ore e 25... Allora, adesso abbiamo il focus... No, scherzo. Ma Martinez potrà fare il capitano per la Ines in un grande giro? Ma... Vabbè che non ha visto la situazione. Grandi alternative. Appunto. Saranno Martinez e Yates. Io sono curioso. Però Yates in un grande giro. Dopo la prova di Dumoulin, molto deludente, io spero che veramente stava poco bene. Tanto la riprova l'abbiamo esattamente. No, è vero Dumoulin che a 3 ore e 25. Sabato. Accidente, no, a te mi ha fatto sprecare un cambio. Guarda, no, sono curioso di vedere Chris Harper. Accidente a te. Sono curioso di vedere Tobias Foss, dopo appunto l'Algarve che abbiamo visto ora, cosa potrà fare il Giro d'Italia. Visto che Dumoulin, che al UAE, magari è stato male, non lo so, però non ha fatto una grande prova. Oh, cazzo, dimmi la verità, Mula, quando hai visto Dumoulin arrivare a terzo o quarto, come è arrivato, alla crono del UAE, cosa hai pensato? È tornato Dumoulin in forma? Che anche, cioè, ma... o no? Non lo so. Anche lui forse perché è troppo non mi sono, mi fido mai, non mi fido mai, ormai non mi fidavo più di Dumoulin. Perché quando i corridori smettono, poi ripartono, ma non esiste sta osavità, non tornerà mai più. Può vincere il cronometro. Il cronometro va forte. Perché comunque di base è un cronometro. A crono va forte, ragazzi. Ma in salita quando c'ha le cotte, un conto è già quando c'è una cotta nella tua vita è difficile riprenditi. Figurati quando arrivi a smettere di correre, cioè figurati te cosa vuoi fare poi nelle salite. No, è che quella cosa preoccupante è che, come dicevamo prima, era una salita per lui. Gli si cucita addosso. Sì, perché quella salita lì, se ti ricordi bene, 2 o 3 anni fa, quando arrivò nei primi 3 al White Tour, quella salita lì arrivò, fece secondo o terzo, perché è una salita per lui, c'è cioè una salita di rapporto, metti 53 e via. Ragazzi, aveva smesso di correre. È quello, infatti. No, però qui doveva stare male per forza, se no non si staccava a metà salita. Non è come il fatto che Chris Harper sia arrivato davanti. Cioè, ma Chris Harper è arrivato quarto l'anno scorso all'UAE Tour. Sì, ma poi che cazzo ha fatto durante la stagione? Appunto, sono quelli che sono quelli che fanno queste prestazioni lì, come di febbraio, fanno queste cose lì e poi spariscono per tutto l'anno. Fanno la prestazione di inizio anno, strappano il contratto per l'anno prossimo e basta.
come che non letto per dire, ce ne sono mille, capito? Che fanno queste prestazioni sempre uguali tutti gli anni. Se noi avessimo intervistato Chris Harper a dicembre, gennaio, ciao Chris, allora qual è il tuo focus per la stagione? Ma io guarda, do tutto ora in fase di preparazione, do tutta la Y2 e poi me ne frega un cazzo. È come Richie un po', ora Richie porta in alto livello perché poi bravo, anche sì, però anche lui no, comunque partiva, no, va bene, ho capito, esagero. Richie però per dirti, lui per faceva il Tour Down Under, no? E poi dopo... Cioè, poi l'anno scorso che non c'era il Tour Down Under invece ha fatto nei giri della settimana, ha fatto benissimo. Però se no aveva sempre fatto sì ultimamente. Down Under poi sparisce, va in vacanza. Down Under a livello di World Tour conta quanto una Tirreno Adriatico. Pensa tu. Sì, sì. Capito? Quindi cioè, Richie Porte, sì, chiamalo stupido, però effettivamente c'è una... faceva il Tour Down Under, poi alla Parigi-Nizza faceva la sua top 10. Ha delfinato qualcosina anche al delfinato, una top 10 scarsa. Al Tour de France faceva, se non cascava raramente, che è sempre cascato, le sue prestazioni. Stagione finita. Questo è il Richie Porte degli ultimi 10 anni. Perché fino a quando poi non hanno levato il Down Under, è arrivato terzo al Tour perché ha dovuto reinventarsi. Esatto. Se Ganna non si è staccato, Dovulen anche con la gamba non si era staccato. Infatti è vero, cioè, ci sta che aveva qualche... È strano. Cioè, no, se si è staccato Dovulen, perché non va? Ragazzi, non va. È finito. No, non quello, guarda, per ora io ci sono. Ma che non va, lo sapevo. Non ti puoi staccare su una salita del genere da... Si diceva al Magro l'altro giorno. Anche il Magro è rimasto sorpreso, perché diceva, non ti puoi staccare su una salita che fai con 53 o 30 corridori. Quando c'è Ganna davanti a te, che fisicamente è anche più pesante di te, robusto di te, e le caratteristiche... No, ma non c'era solo Ganna, sì, cioè Ganna è stato va, solo Ganna. Sì, ma il Dumoulin dei tempi d'oro, se ti ricordi bene, Mulla, era paragonato quando si fermò a cagare sullo Stelvio, vicino nelle pendici dello Stelvio, anzi un Braille Pass, che è lo Stelvio versante svizzero. Tutti in quegli anni lì si diceva, questo è l'erede di Indurain, perché... Cioè, ragazzi, c'era Berwick davanti, Ecco, appunto. Attenzione Berwick, è un nome, nome che quello che diede l'anno scorso il Mulla, che perse da John Lindley, vedi, sono tutti veli lì, sono tutti veli lì, c'era che Bobby Jungels, cosa perse Bob. Il Tour Santur Herald Santur da Indy. Herald Santur due anni fa, nel 2019 c'era Cataldo. No, ho capito, ragazzi, è inutile che continuate a dire nomi, sta su circa minuti. Ecco, posso dire un'altra delusione grossissima? Lo so, infatti se noi nel 2017 Dumoulin era paragonato a Indurain, ragazzi, perché fisicamente era uguale, andava forte in salita, forte al cronometro. Ho capito, cazzo, ma aveva smesso l'anno scorso. Il problema è che ha mollato di testa. Non so se, cioè, ve lo ripeto, aveva smesso. È stato smesso l'unico... che ha rischiato la doppietta Giro Tour, poi non ce lo dimentichiamo, ha fatto secondo al Giro di Froome e secondo al Tour di Thomas, che è vergogna. Questo, vergogna. Posso dire un'altra enorme delusione? Miami sta sul cazzo Thomas. Esiste, con quella... Che Tour di merda! Di non accettare la vittoria di Thomas, tutte le volte vergogna per cose, perché non è che ha rubato, poi ha vinto, non è che, cioè... Ma io non l'accetto per Tour, per me l'ho depennato, ecco i Tour di Armstrong, io l'ho depennato. Tutte le volte è vergogna, come dire, uno scandalo, una partita rubata, sai. Vabbè, no, dimmi, dicevi Berta? Masnada, male. Masnada, ascolta, Masnada, io ti dico un nome e ti ascolto. Masnada era andato male anche al Tour de l'Homme. Jan Hirt, quando te perdi la tappa e poi c'era... Quando te perdi da Jan Hirt, la tua psiche va a puttane. Credo. Oh, chiudiamo perché secondo me finisce male sta diretta. No. Un altro che... No. Qualche piazzamento, non ci si aspettava niente, però non che pigliasse tre minuti. Io mi dissocio da tutti questi ultimi minuti, da qualsiasi cosa venga detto. Io non sto dicendo niente, io sto dicendo solo delusioni. Da qualsiasi cosa di nome mi dissocio. Quello che insulta è qua sopra. Vai. Cosa c'è? Dimmi. Conrad Patrick, male anche lui.
Ma lui ormai punta le tappe, non la fa la classifica. Eh sì, ho capito, ma questi sono loro. Ora mi interessa lo vai tu. Alla Buchmann, 3 minuti, Schachmann, Conrad, tutti gli uomini di Marrucci. Dovrebbe venire lui in diretta a parlare di loro. Buchmann, sì, ora, col fatto che la Russia ha preso vigore, magari questi sono esperimenti filo comunista. Russia? Cosa c'entra la Russia? Berlino Est. Bisogna chiudere. Berlino Est, mi veniva a Berlino Est. Perché sì, sono della vecchia Berlino Est. Si apre il culo al mare. Perché tutta la è vero, quello sì, c'era la storia. C'era la storia lì. Tutta la storia della Bora è questa Berlino Est, no? Sta Bora, gli esperimenti filo-sovietici su questi atleti, perché lui c'aveva tutti sta cerchia di dissocio. Là c'è un altro nome, eh? Sono stronzato, ragazzi, sono stronzato. Un altro nome visto non benissimo. De la Cruz. Infatti non sono d'accordo con nessuna affermazione che è stata fatta negli ultimi. Bravo, concordo. Però quando l'ho preso io, non fece nulla, scomparve. De la Cruz. Grande hit. De la Cruz, qui bisogna non chiudere. Bene. Sai cosa stavo per dire, però. Voglio la maglietta che ho scritto se tu perdi Dayan Hirt la tua psiche va a puttana. Su De La Cruz potrei dire solo una frase che non posso dire. Poi vediamo se c'è qualche altro. Stavo per dire la classica cosa, capito? Cosa? Mezzo? No, peggio. Mentis che aveva detto che faceva il gregario di Jan Hirt, male però. Mentis è stato tutto il tempo in salita in ultima posizione. È come sempre. Come sempre, quindi lui non si sbaglia mai, è veramente una persona costante. Se no. Guillaume Martin è costante negli scatti inutili, lui è costante, Mentis è costante nella sua posizione nel gruppo quando c'è una salita. È il segreto, si vede c'è una studio sull'aerodinamica, che ne sai? Risparmio a vatte, lo chiameremo il risparmiatore di vatte. E poi chiuderei con Almeida che arriva 18esimo dietro a Maika 10esimo. Vergogna, scusa, Maika 12esimo. Io ho sempre detto che non va in salita, però non mi date retta. Un Maika che aveva tirato 4-5 km prima e aveva anche fatto qualche scatto, qualche mezza accelerazione. Non mi dice niente di nuovo, perché io non puoi negare 500 metri e poi si è staccato. Diciamo Almeida, che la salita non è il suo forte. Allora, Almeida sapeva, probabilmente gli hanno detto, guarda, Pogacar sta bene al COVID. Fa il capitano lui, e lui si è depresso. Fa il capitano lui, e lui è andato lì, ma mi porta una sega, vaffanculo, tiro 500 metri e accontentati. È così. Poi quando è arrivato al traguardo ha fatto anche così, per dire, abbiamo vinto, sta cercando di... Lui vuole arrivare a giro e vince. Questo è il suo obiettivo. Speriamo che siano le salite siano parecchio spianate. Dopo amore, ricordi, che il giro lo vince Miguel Angel Lopez. Eccolo. Gufo maledetti. Il giro lo vince Miguel Angel Lopez. Della Cruz non hai il tempo di recuperare con le fughe minori. È vero. Però io volevo dire comunque un'altra cosa. Vai, ultima cosa, poi basta. Perché no, dicevo su Della Cruz, stavo per dire una cosa, però meno male. Vabbè, dai, chiudiamo. No, dilla. No, non posso. Tanto ormai... Quanto pagaste Almeida all'asta di beneficenza? 100, mi sembra. Ma io l'ho preso per te, per lui, per fare lo staccetto. Così dopo c'è da impostare la tattica, perché lunedì sera ci risiamo. La tattica qua ormai da capitano è fallita la squadra. Ormai è andata. Non è che c'è tanto da fare le tattiche. Ormai si è perso. Ormai basta. Non so. Blaso. No, meno male. A posto. Si domina. No, va, Blaso quest'anno va, ragazzi. Sì, ma da Almeida no. No, io per Almeida ci sento. Aspettiamo, ragazzi, aspettiamo il giro, aspettiamo. Miguel Angel Lopez, Furia, cavallo del West. Però anche Miguel Angel Lopez alla Ruta del Sol nell'ultima tappa non l'ho visto bene. Quando doveva provare a guadagnare 20 secondi su Pulse, ne ha persi 15. Lopez è quello, su 3 settimane.
c'ha 1/2 giorni dove non va. O su una settimana c'ha 1/2 giorni che non va. Su 3 giorni c'ha 1/2 giorni che non va. Su un giorno c'ha 1/2 giorni che non va. Capito? È un po' così. Cioè, tutti gli anni c'era tipo fora a 5 km dall'arrivo. Io mi ricordo la tappa dove c'era Nibali e Roglic, no? Che Nibali disse a Roglic: vieni a casa mia, ti faccio vedere il mio palmarès, no? Quella tappa lì, forse era quella di Ceresore Reale che vinse Zakarin. Quella tappa lì, se non sbaglio, forse la tappa dopo, l'anno prima, non mi ricordo. Comunque mi sembra quella tappa. Lopez forò, ok? Forò. Però sembrava che avesse le capacità per star lì davanti. Oh, forò, non rientrò più. Non rientro più, rimasi lì a 40-50 secondi, finito il Giro d'Italia lì. Cioè, una roba allucinante. È il più costante è il Tomas Petrucci al 100 senza rilancio, è quello al 100 senza rilancio boia. Che è bello, perché... è che inculato ho preso lì, ragazzi. No, non ti credi, guarda, non ti credi. Non ti credere. Ma, però mi dicevano su Telegram che... È stata bella la scena. Che puntare subito 100, ho spaventato tutti. Ah, beh, e sì. Se io avessi detto 65, a 100 ci saremmo arrivati ugualmente, forse. Sì, probabilmente sì. Però è stata bella... Dopo, no, tra l'altro, dopo aver speso 200 o 180 per Roglic, sì, subito mi sono fatto. Però guarda, non ho fatto una squadraccia. Il Mullah che ha dato un crisi, c'è cioè la squadra di no, Berlo, il Mullah ha fallito. Vedi, è già due volte che dici che c'è una Mullah squadra di Mullah, poi si vede alla fine. Poi però si vede Mullah, alla ma fine. Poi alla fine li hai visti tutti i nomi che ti stavo suggerendo? No, perché non riuscivo a vederli, l'ho visto dopo. Ma ricordiamo che se prima dopo. Ah, dopo li hai visti. Dopo però, ormai, lo potevi dire prima. Io ho provato a dire tutti i modi. Lopez ha anche tirato la cagata della grande prestazione del secondo posto di Lucenco. Facciamo 4 ore, no, Sputnik, dai. No, adesso andiamo a letto, ragazzi, basta. Tardissimo, quindi tra poco me ne va il zap, praticamente. No, la trappola, Dani B, l'ho presa io, la trappola me la sono autofatta. A parte, vabbè, quindi se parliamo di trappole, che il Mullah esordisce la diretta, ora stasera vi tiro le trappole, vi tiro le fregature. Dopo 2 ore, ragazzi, ho fallito tutto sbagliato. No, e aveva detto qualcosa, ho finito i soldi, ho fallito. Sì, mi girava. Ma ha rotto il cazzo, no, ha rotto il cazzo a me per un'ora intera, forse anche due, dicendomi costantemente, ma come mai c'hai soldi, ma dove l'hai presi, ma te non avevi finiti? e dovete ancora capire come funzionava, Alex. Tutti gli anni è così. Mullah, giustamente, Mullah aveva il blocco. È vero. Poi però c'è... Una volta stappato e... Ma per quello avevo paura più a stapparlo, perché poi vedi ho finito i soldi in 5-6 ore. Subito, infatti è successa una roba allucinante. Cioè, si è fatto un'asta del cazzo in generale, perché comunque però ci siamo divertiti, forse è stata un'asta ancora più goliardica rispetto a quella dell'anno scorso. Però l'anno scorso, pur essendoci state forse più bestemmie, però è stato forse le squadre erano venute più equilibrate. Sì, ora è un po' più, ora è brutto, sono brutte le squadre, per esempio. Cioè, secondo me un po' in generale, c'è miseria. Sì, ho capito, però i corridori sono quelli per tutti. No, e sono distribuiti male, sai? Una cosa sì, sì, è Camillo, secondo me c'ha... Sì, secondo comunque me questa... Mullah, il mio ragazzi, è questo, è l'atta pazza, per chi non l'avesse visto, è questo qui il video incriminato di cui stiamo parlando. E questo video, quasi 6.000 visualizzazioni, una follia totale. Comunque, grazie. Una chicca del Mullah con l'occhiale. Mettiamola. Ah, ma che c'è il meme su Instagram. Esatto. Abbiamo fatto quello. Il meme su Instagram. Aspetta, mettiamo. Ribanghiamo il passato. No, ti avevo letto. Ma te l'hai visto il meme che ti sei fatto su Instagram? Mullah, te non l'hai visto. Boh. Aspetta, te lo metto. Leggilo, vai. Aspetta, me la metto più grande. Lo vedi? Sì. Sì, ci sta. Ma questo è valido, praticamente puoi cambiare le scritte, si potrebbe mettere ogni volta. Sì, sì.
Infatti, ma poi si cambia. Vabbè, è bellissima. Cristo vince la classica Almeria. Jan Hirt vince il Tour of the Oman. Vince il Tour of the Oman. Poi seguito a casa da 100 metri, poi cade mancato e si ritira alla prima gara del... Come si era detto, ti ricordi la domanda. Quando è che cade Cade? Ma qualcuno aveva chiesto. Alla prima gara. Infatti, non ha mancato. L'asta era lucido, era meno lucido di Guido. Vero. Confermo. Ammetto che il mio problema dell'asta è quello lì, probabilmente. Colpo campionato 1, tanta roba. Quando fa così. È impazzito per campionato 1. Ragazzi, parlando di cose serie, a quando la quarta edizione a Scata in Montesera la faremo, abbiamo anche dei partecipanti interessanti. Io partecipo. C'è Bertacchini, c'è la mia ammiraglia della terza edizione da Carrara che vuole partecipare. io faccio da aggregare a vogliare. Selezionare dalla community tipo 2-3, tra cui Baccani, che comunque va anche forte in bici Baccani. Allora non può essere selezionato, bisogna andare piano. Selezionare quei 3-4 personaggi dalla community che magari sfidano il maiale, cosa abbastanza banale. Cappiati vinci. Che sfidano il maiale nella quarta edizione della scalata in Monteserra. Però la vorremmo fare fatta bene. Notizie dei quadri del maiale che dovrebbe realizzare? Come tutte il maiale è la persona meno affidabile della storia. Quindi vediamo. Comunque, vediamo. Chiaro, Samuele. Io Samuele. Ma quanti siete nella Lega abbonati? Un'ottantina siamo arrivati? Perché noi ci abbiamo 100 abbonati tra YouTube e Twitch, più o meno, forse 100 e qualcosa. 89, no? Siete 90. Allora va bene, torna, dai. 10 si sono persi, dai, va bene. Va bene, 89. Torna. Ok, dai, siamo 101 o 102, mi sembra. Con Bertacchini decimo su 89. E io sono ultimo, forse, o qualcosa di genere. Quando prendo una settimana di ferie, perché tra il mio lavoro e Fantasaking che mi sta prendendo, io poi ho anche un'altra startup che non sto più gestendo perché non ho più tempo, e quindi o mi lascio, non so, io non ho più tempo. Anche te sei arrivata a quella serie. Ragazzi, io non ho più tempo di fare niente, quindi montare un filmato della scalata in Montesera ci vuole. No, ragazzi, non lo monta perché aveva perso tutto, vero? Poi ho perso, ha cancellato tutto. Quel motorino sulla bici, pur rubando, perché ha fatto bidon con lei per un paio di chilometri. Partito Pavel, mi sono attaccato alla macchina per cercare di stare a ruota, ce l'ho fatta e ho mollato. Cioè, direi, non ti ho nemmeno attaccato alla macchina, ce l'ha fatta. Era arrivato, proprio, mi si è spenta la luce. Ho fatto come Venepool contro Vlasov l'altro giorno alla Valenziana. Il 5 siamo in spedizione. Dei Salzburg dice 85esimo nella Lega, ho fallito. Riprendendo è presto. La corsa non è neanche finita la prima corsa, scusa, ce ne sono 40. Sì, ragazzi, io sarò a Siena sia il giorno della Strade Bianche che il giorno dopo che ho la Gran Fondo. Quindi sono a Siena. Io no, perché non faccio in tempo. Fede ha usato gli scambi. C'è Fuzan che ti deve dare la maglia. Ma come faccio? Sono a scuola fino alle 2. È impossibile. Te la prendo io, se riesco a beccarlo. Anche volendo. Che tanto lui, no, c'era la premiazione del vincitore, no? Sarà lì sul palco. Può darsi. Oh, 45. Può solo vincere, cioè lui non ha alternative, col prezzo che si è dato può solo vincere. Vediamo. Matthews arriva per fare senza vincere anche sul Monte Serra, invitato, è probabile. Fede è il vero ciclista Tarocco, allora si chiama Tarocco, no? Prossimo ospite Tarocco. Ragazzi, vabbè, diretta Fiume anche stasera. Così, a voi, quasi 40, dai. 46 minuti, dai! 47 minuti ora. Accidenti, no, cioè, ragazzi, ce la fa più io. No, nel senso che abbiamo fatto 47 minuti, basta. Sì. Siamo giusto 3 ore fuori dal tempo limite. Va bene, ragazzi. Aspetta, però fermi tutti. L'ultima cosa importante. No, ora basta. Dai. No, Bulla, si è finito. Io me ne vado. È l'ultima battuta. Aspetta. Allora,
porca troia, fermo un po'. Dio, è? Non è una bestemmia, non è una bestemmia. No, Mula, aspetta, faccio vedere una cosa. Faccio vedere quanti mi piace c'è a questa diretta. 150 mi piace, abbiamo avuto picchi di quasi 300 persone, la metà ha messo mi piace. Perché? No, no. Ma siamo anche superiori alla media. Già lo sai, già lo sai. Perché, ragazzi, fate aumentare questi mi piace in diretta, dai. Vogliamo vedere questo numero che aumenta. Poi. 155, sta aumentando. Cioè, come basta minacciare. Come è possibile? Cioè, perché non gli piace? Io non capisco perché. Come perché? Perché no? Più ma no, perché ma è perché non hanno voglia di no, schiacciare, no, 161. Non gli piace, però lo guardano quasi. Guarda, basta un piccolo incentivo. Lo guardano con disprezzo. Cioè, Io della militeria è sempre stata lei. E non è male neanche lei. Guarda la faccia che guardano, con cui guardano questa diretta. Tipo, con disprezzo, quindi grazie per guardare la diretta con disprezzo, andiamo un po' aggiornando invece che con rispetto, con disprezzo. Ma scusa, prima era 165, adesso 164. Ah no, okay. Perché uno ha tolto, perché si è sentito, ha detto no, non mi garbo, non voglio mettere mi piace, quindi l'aveva levato. Vabbè, dai, così concludiamo, dai, se si arriva a 170 ci fate no, ora io me ne vado, me ne frega niente. Mi piace, non mi piace. Ma... 168, dai, 168 dai, è un countdown, eh? No, io vado via, ragazzi. Arrivederci. Niente, via, non ce la facciamo. Mulla ci ha abbandonato. Dai, ragazzi, via che si va. Io lascerei la diretta aperta fino a che non arrivano a 200 minuti. Sì, senza di noi mettiamo così, mettiamo... le fotocamere, 169, attenzione, 170, possiamo andare a letto, sereni. Possiamo andare a letto, ragazzi. Buonanotte. 170 mi piace in saccoccia, andiamo a letto. Sotto commentate, mettete mi piace, fate il cazzo che vi pare. Commentate su, ormai... tipo, nocciolato 47.000 argomenti, quindi commentate su cosa cazzo vi pare, poi con calma rispondiamo domani. Su dubbi di formazione, se, su Omloop, Krun, scrivete sotto nei commenti che poi io, Alberto, Armulà si risponde. Ciao a tutti. Dico io arrivederci al posto di Mulà che ha mollato in anticipo. Arrivederci.